Buonasera e bentrovati a questa terz'ultima puntata dell'anno del Caffè dello Sport. È momento di verdetti e di sfide decisive. Il verdetto per quanto riguarda il basket c'è stato, si è chiusa la stagione dell'Alma Trieste in gara 5 con Tortona, una serie contrassegnata insomma, da momenti di esaltazione, da momenti di sconforto, da colpi proibiti e da una grande partecipazione del pubblico. Ora si parla già del futuro e ci sono parole importanti che non mancano anche di pizzicare alcuni nervi scoperti societari da parte di coach Dalmasson. Lo sentiremo in due tranche di intervista. Quanto alla partita decisiva, chiaramente quella di domenica a Rocco, il play-out per quanto riguarda la Triestina con la Liventina che si gioca la permanenza in Serie D. Sono due risultati utili, il pareggio e la vittoria, ma chiaramente se non si parte per vincere sarà molto molto dura a Rocco. Tra l'altro si gioca alle 16. Quanto a verdetti quasi acquisiti, c'è quello della pallanuoto che ha raggiunto l'ottavo posto in classifica, a cui serve ancora un punticino per raggiungere quest'ultimo obiettivo stagionale che la società comunque si è prefissata dopo la salvezza, insomma, per completare al meglio un'annata di prima permanenza in A1, che quindi anche qui risultati e obiettivi raggiunti, così come è stato per quanto riguarda la pallamano Trieste e anche per il rugby che abbiamo seguito durante questa stagione del Caffè dello Sport. Tanti ospiti insieme a noi questa sera, accanto a me c'è il direttore di BasketNet, Raffaele Baldini, buonasera. Buonasera a tutti. Accanto a lui Roberto Urizio di City Sport. Ciao, buonasera a tutti. C'è il mago che non può mancare in vista del playout. Buonasera a tutti. Ezio Peruzzo, che insomma qui facciamo già i complimenti per la promozione del San Luigi di quest'anno, buonasera. Buonasera. Accanto a lui Alessandro Scollo, dirigente della pallanuoto Trieste, che ci racconterà insomma le ultime dalla Waterpolo Nostrana, buonasera. Ciao a tutti. Accanto a me c'è chiaramente Martina, pronta per caffè e incursioni, non so in quale veste, ma chissà, può succedere di tutto il Caffè dello Sport. C'è il mitico Bernardo che ritorna nella sua postazione d'uopo, ma in questa settimana insomma ha fatto da mattatore con Biasin, praticamente insomma l'hai quasi adottato. Insomma. Vabbè, abbiamo lanciato il Pian Pianin, che ormai è lo slogan ufficiale della Triestina. È praticamente un hashtag ormai, sì, Pian Pianin, sì, no? Si può dire, ha conquistato veramente tutti. Sì. Allora, abbiamo detto partiamo con il basket, perché? Perché si è chiusa questa stagione, ma a qualche giorno da gara 5 coach Dalmasson lancia un monito, un messaggio molto chiaro alla società, perché in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane la presidenza e lo sponsor hanno fatto capire insomma il prossimo anno si alza l'asticella. Come? In che modo? Con quali denari? Tutto da vedere. Coach Dalmasson. A livello di programmazione si è già fatto qualcosa di importante, il rinnovo di Parks, ci sono diversi giocatori, forse 7 che potrebbero restare a Trieste. Da settimane come un mantra però sentiamo alzare l'asticella, per lei cosa significa da presidenza e da sponsor e che, come dire, che riverberi ha avuto anche nei suoi pensieri per il futuro? Ma quello che sto esprimendo in questi giorni fa piacere che ci siano queste prospettive, se eventualmente ci sono. È chiaro che alzare l'asticella vuol dire bisogna capire in che termini, in che modi, ed è questa la cosa che mi auguro di poter fare a brevissimo con la società. Ripeto, io in questo senso ho avuto sempre il piacere di lavorare a Trieste con grande chiarezza su programmi anche di minima. Se c'è questa possibilità di migliorare, ben venga, però ecco, l'importante è che le cose vengano chiarite al più presto in modo tale da poter capire quella che sarà la progettualità per la stagione sportiva del prossimo anno. Anche perché diciamo ci sono questi 7 giocatori, aggiungere degli altri e fare meglio non è un'equazione diciamo così semplice, perché a questo punto alzare l'asticella significa essere tra le prime. Assolutamente, questo già, come giustamente ricordi tu, è già difficile. Poi sai, alzare l'asticella significa può significare tante cose, capito? Ecco, cercare di provare a migliorare ulteriormente il rendimento di questi giocatori può essere alzare l'asticella, provare a vincere, alzare l'asticella, provare a migliorare di una posizione, alzare l'asticella. Quindi sono tanti aspetti che vanno stabiliti e chiariti in modo tale da poter essere, quando si parte, tutti quanti consapevoli di quello che è il percorso da seguire. Se il budget importante, garantito, c'è e l'obiettivo è vincere, c'è anche Dalmasson nel progetto? Ma Dalmasson c'era quando non si sapeva addirittura se si iscriveva al campionato. Ogni allenatore penso abbia la sua sogno, la speranza di poter giocare e competere per i più alti livelli. Ripeto, il mio legame con Trieste non è legato solo nei programmi, è legato anche dall'affetto
reciproco che ho con le persone con cui lavoro, con la società, quindi la società sa che Dalmasson c'è. A me basta avere solo chiaro quello che è il programma e quello che la gente si aspetta dal sottoscritto, in modo tale da poter, nel momento in cui si parte, avere chiaro quello che è il modo e il momento su cui andremo, le cose su cui andremo a confrontarci. Bene, allora al di là del fatto che sembrava una gara di salti in alto con queste alzate di asticella continue, no? Raffaele Baldini, amico e direttore di BasketNet, che cosa ti dice questa intervista in quello che è stato detto e anche nel non verbale, insomma, che in qualche modo si coglie dall'espressione di un Dalmasson che chiede, insomma, ora fate chiarezza prima di iniziare a progettare il futuro? Ma mi dice che Dalmasson è uno che è nell'ambiente da tanti anni. E chi meglio di lui sa tutte le logiche che ci sono dietro le organizzazioni, la programmazione societaria. È chiaro che lui ha perfettamente presente che attualmente la società ha circa 90.000 euro di debito per chiudere la stagione, questa stagione. Non ha chiaramente delle certezze per il futuro, se non un esborso da parte del Comune per la gestione del Palla Trieste, ma dopo ci sarà un costo di tutto l'impianto notevole, per cui è logico che un uomo pacato, razionale come Dalmasson debba dire prima di qualsiasi discorso giocatori, asticelle e varie, dire ragazzi con che budget partiamo, come costruiamo un budget e come programmiamo, perché attenzione, alzare l'asticella non è solamente alzarla fisicamente, è programmare una stagione da vincenti, e non è cosa da poco, ci vogliono anche le persone adatte per far questo. Quindi è assolutamente, Dalmasson, le parole di Dalmasson sono assolutamente razionali e corrette e devono essere soppesate molto molto bene. Allora, no, non è l'ultima puntata, è la terz'ultima, forse mi sono mangiato una parola, no? Vedevo però Roberto Urizio annuire mentre andavano peraltro le immagini dei tifosi che hanno colorato gli spalti in queste sfide con Tortona. Chiaramente si è creato un certo entusiasmo, non solo per i risultati sportivi della squadra, che ricordiamo è stata imbattuta nel 2016 al Palla Trieste, prima della serie di playoff. Quindi, come dire, Roberto, questa asticella che si alza anche nelle aspettative dei tifosi, che a questo punto, come dire, si sono fatti un po' come dire, la bocca dolce per il futuro. Sì, assolutamente, insomma, dopo due stagioni ai playoff, seppure con presupposti diversi, non si partiva per i playoff e ci si è arrivati grazie alle scelte azzeccate, grazie all'ottimo lavoro dello stesso Dalmasson e della società a livello tecnico. È chiaro che per fare un passo in più non è che lo sponsor dice metto qualche soldino in più e prendiamo magari un americano un po' più solido, diciamo, rispetto alle scommesse degli ultimi anni, e la squadra cambia, ti si rivolta come un calzino e diventa improvvisamente una squadra che può lottare per vincere. Abbiamo anche visto di squadre che investono, vedi Verona, e che poi in realtà non arrivano a determinati obiettivi. Succede all'ordine del giorno nel basket, nel calcio, in qualsiasi sport. Per cui Dalmasson, che è persona pragmatica, è uno che insomma le parole le usa sempre, ma non le usa mai a caso, sa bene che questa famosa asticella alzata, quindi parlare di, appunto, ancora non si è capito cosa vuol dire, peraltro vuol dire giocare per provare ad andare in Serie A, la vedo un po' difficile adesso, insomma credo sia una cosa che si può eventualmente programmare, ma appunto programmare e non soltanto annunciare in questa maniera, ma capire appunto con quali risorse, dove queste risorse si troveranno e poi eventualmente con quali giocatori, con quali persone. Quindi sicuramente è giusto provare a fare qualcosa in più, perché queste due stagioni sono state positive, quindi ci sono i presupposti, diciamo, di competenza all'interno della società per arrivare a fare questo salto di qualità. Però non è né semplice né scontato che magari con un po' più di risorse, con altre aspettative, si arrivi matematicamente
a una classifica, certo, migliore, anzi, e a ambizioni più alte. Anche perché altrimenti anche la Verona di quest'anno sarebbe nei playoff a lottare per la promozione, invece. Ma sì, secondo me il punto è proprio nobilitare il progetto già in atto. Non è tanto un discorso di dove si può arrivare a livello di risultato vero e proprio, ma proprio nobilitare il progetto della crescita con giovani triestini, implementando naturalmente del materiale umano di livello con giocatori, ma di livello che aiutino anche a crescere i giovani, come lo è stato Andrea Pecile quest'anno. Quindi questo è il concetto, non tanto quindi il risultato, quanto innalzare l'asticella del progetto in atto, certo, secondo me. Allora, prima di passare al calcio, volevo anche una battuta da Alessandro Scollo, che ha vissuto insomma questa serie di playoff che ha entusiasmato il pubblico, poi lasciato con un pochino di amarezza in bocca anche per insomma gli episodi che ci sono stati e l'hanno anche condizionata, dai falli all'arbitraggio, alcune scelte più o meno insomma rivedibili. Sì, poi al di là di quello che è stato la serie dei playoff, sono interessanti le parole del coach, perché evidentemente ha ben chiara la situazione e penso che anche lui giustamente si fa anche un due conti, dice che in effetti forse il peccato originale della Pallacanestro Trieste è quello di ogni anno di ripartire un po' da zero, di costruire sempre delle buonissime squadre, però sempre di trovarsi magari a luglio con un roster da reinventare senza avere ben chiaro un obiettivo specifico, e per chi come un allenatore deve costruire non è affatto facile lavorare in questi termini. Poi insomma c'è i playoff, le partite le abbiamo viste, problema tra virgolette, insomma la gara chiave è stata la terza partita in casa, certo, che poi ha deciso la serie, perché insomma, certo, poi a quel punto diventava difficile vincerne due di fila contro una squadra che più o meno ti equivale, forse aveva più esperienza, un po' di talento in più, però diventava tutto molto più difficile dopo aver perso gara 3, che insomma sappiamo bene, visto che seguiamo playoff di serie 1 dell'NBA, sappiamo che le gare, quelle, la gara 5 quando si gioca su 7, gara 3 quando si gioca su 5, è la gara che poi decide la serie in vincere insomma in trasferta è sempre un'impresa. Allora passiamo al calcio. Bernardo, oggi ti sei concentrato sull'avversario della Triestina di domenica in questi playout. La Liventina, squadra di Motta di Livenza, del Trevigiano, che sarà dunque l'avversario del playout del 22 di maggio, domenica prossima, alle 4, alle 16, mi raccomando l'orario, perché di solito si giocava alle 15, invece questa volta si gioca alle 16, quindi un'ora dopo, allo Stadio Rocco. La Triestina al fattore campo dalla sua, però la squadra che ha terminato il campionato a pari punti, quindi non è una squadra che fondamentalmente ha un disequilibrio di rendimento in termini numerici, di punti, troppo distante dall'Unione, ha fatto un cammino positivo nel girone d'andata, piuttosto negativo in quello di ritorno, ha avuto dei problemi, non come quelli della Triestina a livello societario, ma ha avuto dei problemi interni anche con un allenatore che non è sempre stato tanto amato. I numeri sono comunque simili a quelli della Triestina, sia come gol fatti subiti e come detto i punti sono a pari punti. La differenza in questo caso la può fare lo Stadio Rocco. Io vedrei il servizio e dopo potremo commentare assieme cosa sarà dunque, quale sarà il match che dovrà la Triestina intraprendere sin dal primo minuto. Triestina e Liventina si giocheranno il tutto per tutto pur di rimanere in Serie D anche il prossimo campionato. I giuliani hanno dalla loro il fattore campo e il risultato che potrebbero spostare di qualche percentuale il pronostico dalla loro parte. Ma attenzione a non sottovalutare l'avversario, sia perché si tratta di una squadra che alla fin fine è arrivata a pari punti della Triestina, ma anche perché si giocherà una gara secca dove basta un episodio e l'epilogo è servito. I veneti della Liventina, squadra di Motta di Livenza nel Trevigiano, sono stati autori di un campionato a due facce, un girone d'andata positivo con 25 punti conquistati a fronte di un campionato di ritorno sottotono con 14 punti portati a casa, uno soltanto nelle ultime 5 partite. La vera forza dei veneti è l'attacco, 45 gol segnati in campionato contro i 40 della Triestina, ma soprattutto un giocatore nel reparto offensivo che risponde al nome di Marco Vianello, che con i suoi 17 gol in stagione sarà sicuramente l'uomo da temere maggiormente. Vianello, oltre ad essere il bomber del club, è anche un giocatore esperto grazie agli anni trascorsi in Serie C. Accanto a lui si sono visti spesso durante il campionato
l'africano Salem Dené, giocatore 23enne che fa della velocità la sua arma, ed il giovane Gabriele Iacono. Ma oltre a loro possono far parte della gara anche Pagan, Zottino o Alex Zanetti. Dalla parte opposta, nel reparto difensivo, la Triestina ha dalla sua dei numeri migliori stando alle reti subite: 57 per i rosso Labardati, 62 per la Liventina. Sia chiaro che si parla di differenze minime e che, viste nel complesso, le due squadre sono di pari livello. Ciò che però la squadra trevigiana non ha e che potrebbe in qualche modo avvantaggiare i triestini è il tifo dello stadio Rocco, che sicuramente si farà sentire e metterà in soggezione gli avversari. Appuntamento domenica 22 maggio per lo spareggio play-out Triestina-Liventina. Attenzione all'orario, si giocherà alle 16. Bellissima davvero questa immagine della curva. Allora, Ezio Peruzzo e Michele Di Mauro, stessa domanda: cosa serve per vincere queste partite? Una partita secca, due risultati utili, ma chiaramente è una partita che insomma deve essere caratterizzata da una grinta particolare, perché può mettersi male, possono succedere tante cose nel corso dell'incontro. Come si vince, Peruzzo? Facendo un gol in più degli avversari. Questa mi sembra naturale. Intanto segnando, insomma. Ha mangiato la risposta. È la battutazza. Si vince essendo gruppo, essendo squadra, e essere consapevole di quello che si va a fare in campo. È naturale che la partita la vincerà la squadra che è più solida, la squadra che ha più personalità in questo punto. Perché una partita secca non ci si può buttare allo sbaraglio, si deve ragionare, si deve intuire, capire quali sono i punti deboli e qual è il momento di andare a far gol. Certo, tra l'altro io credo che insomma l'obiettivo sia quello di segnare per primi, no? Visto che c'è anche questa possibilità, sì, del pareggio. Sì, perché se imposti la partita sul 0-0, mi sembra, giocando in casa, mi sembra che sia proprio deleterio. Punto uno, perché puoi sempre al 90° prendere il gol e poi hai cosa da pensare. Secondo, perché giochi in casa davanti al pubblico sul tuo campo e quindi non puoi impostare la partita sulla 0-0, secondo me. Certo. Michele, cosa ti viene in mente pensando a questa partita? Noi insomma, tocchiamo ferro, ma tra spareggi, play-out, ma non è che proprio abbiamo questa gran tradizione positiva, la no? La prima risposta scherzosa me l'ha rubata Peruzzo. È uno spareggio, come dice lui, è una concentrazione. Quello del gol all'inizio vale o non vale? Abbiamo visto col Monfalcone, eravamo in vantaggio, poi alla fine stavamo perdendo. Cioè la concentrazione della squadra, innanzitutto il carattere, e qua metto in mezzo, ci vuole l'allenatore, che Bordin, con tutto rispetto, c'ha. Cioè le mosse giuste? Le mosse giuste e la grinta in panchina, la grinta che ti porta a guerra. Noi non abbiamo leader come Vianello, eccetera, proprio davanti. Io mi affido a... Ma per favore dite che il pareggio al 90° porta ai supplementari. Certo, fino ai supplementari. Non ci sono i rigori. Non ci sono rigori. Ma era come lo spareggio dell'anno scorso, se non fosse che poi Rocco ha fatto il gol, Daniele Rocco ha fatto il gol della vittoria. La partita va, se si incanala nel pareggio, va fino ai supplementari, terminati i supplementari finisce lì, non ci sono calci di rigore, non ci sono shot out, e la Triestina ha il vantaggio di poter, quindi 120 andare minuti, avanti anche col 120 pareggio. 120 minuti, ma soprattutto noi dobbiamo, abbiamo dalla parte nostra un vantaggio che è il pubblico. Domenica sicuramente toccheremo i 4-5 mila come abbiamo toccato le ultime partite, e quello è un uomo in più fuori, è un uomo in più. Solo i ragazzi che sono in campo devono sentire la maglia che si attacca alla carne, questo è. Loro devono assolutamente, abbiamo il vantaggio anche senza pensarci del pareggio che ci sta bene, però convinti, decisi, noi dobbiamo vincere questa partita qua. Tra l'altro Roberto Urizio, prima di iniziare, che ha insomma analizzato i numeri un po' come Bernardo, mi faceva un discorso di numeri circa le vittorie in casa e in trasferta nei play-out delle ultime stagioni. Allora, la gara secca nei play-out esiste da due stagioni, prima si giocava andata e ritorno. Sono state 24 partite di play-out in queste due stagioni, in tutti i gironi della Serie D. Il bilancio è esattamente pari, cioè 12 volte si è salvata la squadra di casa, 12 volte la squadra di trasferta, questo nonostante i due risultati su tre, il fattore campo eccetera, per cui è chiaro che significa che questa è una partita che non ha una logica appunto di fattore casalingo, di possibilità di pareggiare. Io sono sempre dell'idea che avere due risultati su tre
ti può condizionare, perché tutti dicono no, non giocheremo per lo 0-0, però poi inconsciamente magari sei, puoi essere bloccato. Chi invece gioca per un risultato solo non entra in campo senza remore di questo tipo, per cui è chiaro che per come è strutturata la Triestina è un vantaggio, è meglio che possa anche contare sul pareggio, perché è una squadra che, insomma, lo sappiamo, fa fatica a fare gol, e quindi andare in trasferta a vincere sarebbe stato complicato. Però nonostante il pubblico, che sarà sicuramente numeroso, caldo eccetera e tutto quanto, non, insomma, la Liventina, basta un episodio all'avversario poi per vincerla, no? È successo l'anno scorso a Drò, ricordava Bernardo giustamente, una partita che ormai sembrava andata al 120. C'era un certo Rocco, però Rocco esatto, Rocco ha fatto la rovesciata. Loro hanno giocatori, come era ricordato nel servizio, che hanno il colpo per vincerla, anche appunto con una stoccata, quindi bisognerà fare attenzione e mettere davvero in pratica il discorso per cui non si gioca sparagnini per lo 0-0, perché lì si rischia veramente pesante. Naturalmente tutto questo entusiasmo in casa triestina è rinato grazie, insomma, alla società in mano a Milanese e al proprietario Biasin, che la scorsa settimana quel caffè dello spot ha fatto un vero e proprio show, praticamente compagni di merende col mago Di Mauro, che ha detto, insomma, non so più chi attaccare perché gli voglio già bene. Ma soprattutto, insomma, la conferenza stampa di presentazione a me personalmente ha molto colpito il presidente del San Luigi Peruzzo, che, insomma, dopo le domande dei giornalisti si è alzato e con una spontaneità assoluta, no, ha detto: è la prima volta, no, che mi commuovo a una presentazione di una nuova Triestina. È così? Sì, più che mi sono commosso, a dire la verità, e prima ho spiegato anche le motivazioni, mi sono commosso, però sarà una sensazione, mi auguro che sia positiva. Ho incontrato sia Biasin, ma a me ha colpito in modo particolare il figlio di Biasin, che non avendo aperto bocca, ma lui è stato attento, forse anche capendo poco, niente. Però sai, un figlio che è il padre, che ha un capitale, il quale viene a Trieste e il figlio lo segue e accetta questo investimento, questo dividere queste, io veramente mi sono commosso. E poi un'altra cosa che volevo dire, ma quando, prima della presentazione del presidente, nel mondo del calcio triestino c'è molta perplessità e molta, diciamo così, con tutto quello che è successo negli ultimi anni, il discorso di Mauro Milanese, no? Io ho sempre detto a chi mi chiedeva qualcosa, ho detto: ma se uno deve metterci la faccia nella sua città, o ce la mette per un motivo serio, un motivo positivo, o se no è difficile, ce la va a mettere a Barletta, a Brindisi, certo, dove vuole. Quindi ritengo che forse, me lo auguro, diciamo così, c'è una garanzia in sostanza, eccolo, che queste tre persone, queste due persone facciano il bene della Triestina. E adesso ci vogliono i programmi e bisogna sentirli, perché bisogna, secondo me, io l'ho detto anche alla presentazione, lui ha detto, come ha detto prima Bernardo, passin, no? Pian pianin. E in effetti anche questo mi ha colpito. Io sono stato alle presentazioni di tantissimi presidenti, qualcuno ha detto: lei non sa chi sono io, no, alla prima, quando gli ho detto, ma ne ho visti tanti passare di qua. E questo invece, secondo me, è proprio questo. Se uno veniva qua e diceva: in due anni andiamo in Serie C o facciamo questo, mi sarei alzato, sarei andato via, perché non si inventa niente, bisogna far tutto. È una cosa che io gli ho detto a Mauro, ma lo dico apertamente a tutti: se non la Sella Triestina non fa una struttura propria, fra due anni o tre anni saremo nuovamente appunto a capo. Certo, quindi si è aperta anche, però, magari uno spiraglio per la collaborazione, no? Anche con le società del, sì, territorio, questo è importante. Però deve avere una casa. Che collaborazione si può fare? Adesso direi forse una inesattezza, ma se la Triestina il prossimo anno vuol fare il settore giovanile,
fa il campionato provinciale. E i ragazzi migliori del San Luigi, Trieste Calcio e via di seguito lasciano la squadra regionale per andare a fare qualcuno, anche sì, per amore della Triestina, ma vai a abbassare il livello. Certo. Loro bisogna ragionarsi su, insomma, su questo. Loro devono fare prima squadra, è quello che li obbliga la federazione, juniores, e gli daremo qualche giocatore per fare juniores e pici. Ma piccoli non ha senso, gli dice pian pianin faremo. Piccoli non ha senso, non devono fare il sociale lo facciamo noi. Loro devono investire per fare i campi. Una volta fatti in campi, fanno tutto. Certo. Ma fino a quel momento là è tempo, soldi sprecati. E secondo lei, per il presidente Peruzzo, la scuola calcio alla Triestina, proprio i più piccoli? E che, datemi una spiegazione voi. Per me è un'assurdità. Ah, lui dice perché di l'anno dopo, così. Inizi, l'anno dopo devi fare i pulcini, l'anno dopo devi fare gli esordienti e l'anno dopo devi fare i giovanissimi. Vai a giocare sempre sui campi degli altri, non hai una struttura e fai sicuramente peggio di quello che facciamo noi. Perché dimmi tu, una società che vuol fare i professionisti va a giocare un giorno su un campo, un giorno su una squadra su un campo, ma serve la casa, come diceva qualcuno? La casa, ci vuole una casa. No, qua bisogna trovare col comune, con la provincia, con la regione dei terreni qui, e ci sono, e non venitemi a dire Peruzzo, mi scusi, che... ma c'è il campo del Ponziana che è lì, che già c'è. Allora non dimentichiamoci che queste che è un campo sono comunale, strutture comunali e che sono fatte per i dilettanti. Sì, quindi per il campo del Ponziana può essere che se Mauro Milanese va là e mette 300.000 euro sul tavolo e si fa il lavoro, il comune forse può anche chiedere soldini, alle società, perché non dimentichiamoci che il campo sulla 202, quando è stato dato alla Triestina, abbiamo fermato io, De Bosicchi, Spartaco Ventura, il presidente del Muggia, perché era del CONI, non si può dare in gestione un campo comunale, perché allora lo chiedo anch'io il campo del Ponziana. Cioè, queste sono le regole, queste sono le leggi. Quindi, e non venite mai a dire che sull'altipiano è freddo. E boh, ora non si può fare, perché allora chiudiamo tutto, vero, mandiamo via il Zaria, mandiamo via le Primorie, perché anche loro... Insomma, sono se Paul, basta un progetto. Basta volere. Ok, ok. Poi torniamo su questo argomento, torniamo chiaramente, giustamente, anche sul San Luigi, che si è conquistato una promozione. Ma devo tornare invece sulla pallanuoto, perché il risultato già acquisito è importantissimo, Alessandro, no? La salvezza conquistata, l'ottavo posto, insomma, è lì nel mirino, manca un punto. Questa vittoria larghissima, peraltro in casa con il Sori, ci ha portati in questa condizione da rivendicare, insomma, come squadra di A1, insomma, che si batte con tutti, no? Dopo un girone d'andata complicato è salito il livello, qui l'asticella è già stata alzata. Sì, l'obiettivo iniziale era di salvarci all'ultimo secondo dell'ultima partita dei play-out. Ci siamo arrivati con 3 giornate d'anticipo, battendo tra l'altro una delle squadre più blasonate della Serie A1, l'Acqua Chiara, e quindi non possiamo che essere felici e contenti di quello che è stato veramente una grande stagione. Hai detto bene, in effetti, da come si era partiti, da come si era messo subito il campionato, brutta figura in diretta televisiva a Bogliasco, 8-1 a un certo punto per loro, 10-3 il finale, altre 3 sconfitte di fila, quindi un inizio difficilissimo. Poi in effetti la squadra ha cambiato marcia e si è visto poi, insomma, il lavoro del coach, che però è giusto, ma Piccardo ha fatto un grandissimo lavoro, però in effetti i ragazzi, come lo stesso Piccardo l'ha detto e l'ha ripetuto più volte, si sono messi totalmente nelle mani dell'allenatore, nelle mani della società, e quindi è andato veramente tutto bene. Anche perché poi, insomma, c'è un grande lavoro alle spalle, c'è un grande lavoro di staff tecnico, sono stati scelti i giocatori giusti per fare un po' il salto di qualità al gruppo. Abbiamo detto sicuramente Elias, che è un giocatore di grande esperienza, che ha dato una mano, ma anche Grumi, che è arrivato un grande po' all'ultimo secondo. Insomma, sono stati inseriti i giocatori giusti nei ruoli che serviva per poi alla fine arrivare a questo risultato che è la salvezza. Sabato è andata bene, è andata benissimo. Sori ormai è arrivato qui con pochissima valore agonistica, hanno ormai alzato bandiera bianca, hanno abdicato, quindi credo che a questo punto retrocederanno in Serie 2. La Proto Trieste ha giocato una partita molto lineare, da sottolineare appunto che ha fatto piacere a tutti il primo gol in A1 di Elie Spadoni, che era qui da voi, certo, che è stato fuori per 4 mesi, ha recuperato.
ed è tornato a giocare. A un certo punto sembrava che non potesse più nemmeno giocare a pallanuoto, è tornato, ha segnato il suo primo gol in A1, e poi la doppietta di Michele Mezzaroba, che è un 2000 e che è stato di nuovo schierato titolare da... Ripetiamo, 2000, perché poi uno fa i conti, no? Significa che ha 16 anni e gioca in A1 nel massimo campionato nazionale, anche contro la Pro Recca, sì, che è il Barcellona della pallanuoto. Lo dico sempre anni, perché altrimenti 16... da casa non ci si rende conto del campionato italiano. Ha fatto 16 anni a marzo e ha fatto due gol sabato con i soli, quindi sicuramente sono segnali importanti. Poi quello che un po' nell'ottica di quello che è la crescita costante della squadra, e poi soprattutto in ottica di quello che vorremmo fare già la prossima stagione, tra 2, tra 3, tra 4, tra 5 anni, poi fino a quando poi abbiamo idea, insomma, di raggiungere certi obiettivi. Non dimentichiamoci sempre che poi dobbiamo sempre ringraziare il nostro presidente Enrico Summer, che ci permette con il suo inestimabile appoggio di poter pianificare bene la nostra stagione sportiva. Insomma, è fondamentale avere una sicurezza. E a proposito di gestione, la Pallanuoto gestisce la piscina di San Giovanni, no? Visto che tanto si parla di gestione di impianti, c'è una gestione per la quale hai ricevuto complimenti. È fondamentale la gestione della... Giustissimo, la piscina di San Giovanni è fondamentale perché ci ha permesso in questi anni di far crescere i ragazzini, no? Lì proprio si formano i bambini dai 9 ai 10 anni, 11 anni, però si gioca fino all'under 13 alla piscina di San Giovanni, però è sicuramente stato fondamentale per poter iniziare a giocare a pallanuoto. Poi le squadre più grandi vanno a giocare alla piscina Bianchi, e poi siamo anche, come dire, cerchiamo spazi sempre nuovi, andiamo spesso anche a Capodistria ad allenarci. Bernardo, c'è già qualche ragazzo che verrà, cioè che è già stato individuato ed essere, che sarà aggregato il prossimo anno alla prima squadra dei ragazzi delle giovanili? Ma questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere più precisamente a Piccardo, perché lui sicuramente, essendo poi il direttore tecnico di tutta la sezione pallanuoto della Pallanuoto Trieste. Credo che il prossimo anno ancora no, perché ci sono almeno 3 o 4 ragazzi che sono molto, molto interessanti, ma sono ancora under 15, quindi ancora magari un po' presto per poterli poi veramente gettare alla ribalta della Serie 1. I Podgornik, i Mezzaroba, gli Spadoni hanno già giocato l'anno scorso in A2 in un campionato che in effetti era estremamente più semplice della Serie 1, cioè le partite più complicate erano contro squadre poi alla fine battute di 5, 7, anche 10 gol, quindi hanno avuto questa possibilità di fare un lungo apprendistato. Chiaramente lanciare un ragazzino di 15 anni che fino all'anno scorso giocava in Under 15 contro i campioni del mondo, campioni olimpici, campioni europei, diventa un po' complicato. Allora, viceversa, la squadra resterà questa anche fra i più, diciamo, esperti, o c'è qualcuno ci saranno adesso? Sicuramente è un po' presto. La società, in particolare lo staff tecnico guidato dal direttore sportivo Andrea Brazzati, ha le idee chiare, ha già individuato i ruoli da coprire, verrà sicuramente rinforzata. Perché insomma il prossimo anno si proverà a scalare qualche posizione. Poi sarà difficile adesso a maggio dire quello che potrà essere il nostro obiettivo da settembre, però l'idea è quella appunto di provare a rafforzare in alcuni ruoli chiave che nella pallanuoto poi non sono misteri, che poi è il difensore, il centroboa, è il mancino, insomma chiaramente è chiaro, giochiamo già da 2 anni senza mancino, quindi la società cerca un mancino di buon livello per aumentare le scelte offensive del nostro pacchetto di attaccanti. Quindi le idee sono chiare, chiaramente abbiamo un budget da rispettare, non possiamo scialacquare i soldi, però l'idea è quella di provare a fare sicuramente meglio già dal prossimo settembre. Roberto Urizzi, un'altra squadra che insomma ha entusiasmato, no, in questo girone di ritorno, ha riportato la pallanuoto di vertice, ma anche una squadra insomma di riferimento che ha trovato anche vittorie importanti. Sì, una squadra, stavo pensando proprio al discorso che facevamo in apertura sulla pallacanestro, la famosa asticella, no? Anche la Pallanuoto Trieste ha intenzione di alzare questa asticella, l'ho detto Summer già inizio stagione, lo hanno confermato sia Brazzati che Piccardo una volta raggiunta la salvezza. La differenza qui però è che si sa chi, come, cosa e quando, quindi il progetto è già in atto,
concreto, si sa chi mette i soldi, ovviamente si cercheranno anche altre forme, lo ha detto lo stesso presidente all'inizio stagione, insomma che bisogna consolidare, ma questo è normale, però c'è l'impianto, insomma ci sono tanti fattori già al suo posto e questo ovviamente ti permette di avere una programmazione già fatta con l'allenatore che ha il contratto a lungo termine, quindi tutti i tasselli sono, buona parte dei tasselli sono già al loro posto per cercare appunto questa crescita che poi potrà portare nel giro dei prossimi anni a cercare magari di andare nelle coppe europee, di lottare per obiettivi più importanti, però questo insomma è la base che c'è già, contrariamente a quello che dicevamo in partenza sulla pallacanestro, che è ancora un po' più aleatoria la situazione. Allora, come di consueto, momento del caffè al Caffè dello Sport, un istante per il nostro giro e torniamo. Sport, il bar unità, serve solo M Caffè. Eccoci qua, diciamo che lo spot era altino, i nostri intersezionisti saranno contenti. Arriva il caffè della nostra Martina, io ne approfitto per, durante il caffè, chiedere a Ezio Peruzzo, insomma, di questa stagione del San Luigi, coronata dalla promozione e nel frattempo, insomma, di un'attività giovanile che va avanti e, come ricordava lo stesso Peruzzo proprio in quell'occasione della conferenza stampa della Triestina, delle collaborazioni importanti con società di vertice italiano tra il San Luigi, i propri giovani talenti e, insomma, il mondo del calcio che conta. Sì, noi siamo retrocessi dall'eccellenza a questo punto 3 anni fa, abbiamo rifatto un pochino. Buonasera e bentrovati a questa terz'ultima puntata dell'anno del Caffè dello Sport. È momento di verdetti e di sfide decisive. Il verdetto per quanto riguarda il basket c'è stato, si è chiusa la stagione dell'Alma Trieste in gara 5 con Tortona, una serie contrassegnata insomma da momenti di esaltazione, da momenti di sconforto, da colpi proibiti e da una grande partecipazione del pubblico. Ora si parla già del futuro e ci sono parole importanti che non mancano anche di pizzicare alcuni nervi scoperti societari da parte di coach Dalmasson. Lo sentiremo in due tranche di intervista. Quanto alla partita decisiva, chiaramente quella di domenica a Rocco, il play-out per quanto riguarda la Triestina con la Liventina che si gioca la permanenza in Serie D. Sono due risultati utili, il pareggio e la vittoria, ma chiaramente se non si parte per vincere sarà molto molto dura a Rocco. Tra l'altro si gioca alle 16. Quanto a verdetti quasi acquisiti, c'è quello della pallanuoto che ha raggiunto l'ottavo posto in classifica, a cui serve ancora un punticino per raggiungere quest'ultimo obiettivo stagionale che la società comunque si è prefissata dopo la salvezza, insomma, per completare al meglio un'annata di prima permanenza in A1, che quindi anche qui risultati e obiettivi raggiunti, così come è stato per quanto riguarda la pallamano Trieste e anche per il rugby che abbiamo seguito durante questa stagione del Caffè dello Sport. Tanti ospiti insieme a noi questa sera, accanto a me c'è il direttore di BasketNet, Raffaele Baldini, buonasera. Buonasera a tutti. Accanto a lui Roberto Urizio di City Sport. Ciao, buonasera a tutti. C'è il mago che non può mancare in vista del play-out. Buonasera a tutti. Ezio Peruzzo, che insomma qui facciamo già i complimenti per la promozione del San Luigi di quest'anno, buonasera. Buonasera. Accanto a lui Alessandro Scollo, dirigente della pallanuoto Trieste, che ci racconterà insomma le ultime dalla Waterpolo Nostrana, buonasera. Ciao a tutti. Accanto a me c'è chiaramente Martina, pronta per caffè e incursioni, non so in quale veste, ma chissà, può succedere di tutto al Caffè dello Sport. C'è il mitico Bernardo che ritorna nella sua postazione d'uopo, ma in questa settimana insomma ha fatto da mattatore con Biasin, praticamente insomma l'hai quasi adottato, insomma. Vabbè, ma lanciato il Pian Pianin, che ormai è lo slogan ufficiale della Triestina. È praticamente un hashtag ormai, sì, Pian Pianin, sì, sì, no? Perché dire, ha conquistato veramente tutti. Sì. Allora, abbiamo detto, partiamo con il basket, perché? Perché si è chiusa questa stagione, ma a qualche giorno da gara 5, coach Dalmasson lancia un monito, un messaggio molto chiaro alla società, perché in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, la presidenza e lo sponsor hanno fatto capire, insomma, il prossimo anno si alza l'asticella. Come? In che modo? Con quali denari? Tutto da vedere. Coach Dalmasson.
Bar Gelateria Madison, da 15 anni la natura nel gelato. A livello di programmazione si è già fatto qualcosa di importante, il rinnovo di Parks, ci sono diversi giocatori, forse 7 che potrebbero restare a Trieste. Da settimane come un mantra però sentiamo alzare l'asticella, per lei cosa significa da presidenza e da sponsor e che, come dire, che riverberi ha avuto anche nei suoi pensieri per il futuro? Ma quello che sto esprimendo in questi giorni fa piacere che ci siano queste prospettive, se eventualmente ci sono. È chiaro che alzare l'asticella vuol dire bisogna capire in che termini, in che modi, ed è questa la cosa che mi auguro di poter fare a brevissimo con la società. Ripeto, io in questo senso ho avuto sempre il piacere di lavorare a Trieste con grande chiarezza su programmi anche di minima. Se c'è questa possibilità di migliorare, ben venga, però ecco, l'importante è che le cose vengano chiarite al più presto in modo tale da poter capire quella che sarà la progettualità per la stagione sportiva del prossimo anno. Anche perché diciamo ci sono questi 7 giocatori, aggiungere degli altri e fare meglio non è un'equazione diciamo così semplice, perché a questo punto alzare l'asticella significa essere tra le prime. Assolutamente, questo già, come giustamente ricordi tu, è già difficile. Poi sai, alzare l'asticella significa può significare tante cose, capito? Ecco, cercare di provare a migliorare ulteriormente il rendimento di questi giocatori può essere alzare l'asticella, provare a vincere, alzare l'asticella, provare a migliorare di una posizione, alzare l'asticella. Quindi sono tanti aspetti che vanno stabiliti e chiariti in modo tale da poter essere, quando si parte, tutti quanti consapevoli di quello che è il percorso da seguire. Se il budget importante, garantito, c'è e l'obiettivo è vincere, c'è anche Dalmasson nel progetto? Ma Dalmasson c'era quando non si sapeva addirittura se si iscriveva al campionato. Ogni allenatore penso abbia la sua sogno, la speranza di poter giocare e competere per i più alti livelli. Ripeto, il mio legame con Trieste non è legato solo nei programmi, è legato anche dall'affetto che reciproco che ho con le persone con cui lavoro, con la società, quindi la società sa che Dalmasson c'è. A me basta avere solo chiaro quello che è il programma e quello che la gente si aspetta dal sottoscritto, in modo tale da poter, nel momento in cui si parte, avere chiaro quello che è il modo e il momento su cui andremo, le cose su cui andremo a confrontarci. Bene, allora al di là del fatto che sembrava una gara di salti in alto con queste alzate di asticella continue, no? Raffaele Baldini, amico e direttore di BasketNet, che cosa ti dice questa intervista in quello che è stato detto e anche nel non verbale, insomma, che in qualche modo si coglie dall'espressione di un Dalmasson che chiede, insomma, ora fate chiarezza prima di iniziare a progettare il futuro? Ma mi dice che Dalmasson è uno che è nell'ambiente da tanti anni. E chi meglio di lui sa tutte le logiche che ci sono dietro le organizzazioni, la programmazione societaria. È chiaro che lui ha perfettamente presente che attualmente la società ha circa 90.000 euro di debito per chiudere la stagione, questa stagione. Non ha chiaramente delle certezze per il futuro, se non un esborso da parte del comune per la gestione del Pala Trieste, ma dopo ci sarà un costo di tutto l'impianto notevole, per cui è logico che un uomo pacato, razionale come Dalmasson debba dire prima di qualsiasi discorso, giocatori, asticelle e varie, dire ragazzi con che budget partiamo, come costruiamo un budget e come programmiamo, perché attenzione, alzare l'asticella non è solamente alzarla fisicamente, è programmare una stagione da vincenti, e non è cosa da poco, ci vogliono anche le persone adatte per far questo. Quindi è assolutamente, Dalmasson, le parole di Dalmasson sono assolutamente razionali e corrette e devono essere soppesate molto molto bene. Allora no, non è l'ultima puntata, è la terz'ultima, forse mi sono mangiato una parola, no? Vedevo però Roberto Urizio annuire mentre andavano peraltro le immagini dei tifosi che hanno colorato gli spalti in queste sfide con Tortona. Chiaramente si è creato un certo entusiasmo, non solo per i risultati sportivi della squadra, che ricordiamo è stata imbattuta nel 2016 al Pala Trieste, prima della serie di playoff. Quindi, come dire, Roberto, questa asticella che si alza anche nelle aspettative dei tifosi, che a questo punto, come dire, si sono fatti un po' come dire, la bocca dolce per il futuro. Sì, assolutamente, insomma, dopo due stagioni ai playoff
seppure con presupposti diversi, non si partiva per i playoff e ci si è arrivati grazie alle scelte azzeccate, grazie all'ottimo lavoro dello stesso Dalmasson e della società a livello tecnico. È chiaro che per fare un passo in più non è che lo sponsor dice metto qualche soldino in più e prendiamo magari un americano un po' più solido, diciamo, rispetto alle scommesse degli ultimi anni, e la squadra cambia, ti si rivolta come un calzino e diventa improvvisamente una squadra che può lottare per vincere. Abbiamo anche visto di squadre che investono, vedi Verona, e che poi in realtà non arrivano a determinati obiettivi. Succede all'ordine del giorno nel basket, nel calcio, in qualsiasi sport. Per cui Dalmasson, che è persona pragmatica, è uno che insomma le parole le usa sempre, mai, non le usa mai a caso, sa bene che questa famosa asticella alzata, quindi parlare di, appunto, ancora non si è capito cosa vuol dire, peraltro vuol dire giocare per provare ad andare in Serie A, la vedo un po' difficile adesso, insomma credo sia una cosa che si può eventualmente programmare, ma appunto programmare e non soltanto annunciare in questa maniera, ma capire appunto con quali risorse, dove queste risorse si troveranno e poi eventualmente con quali giocatori, con quali persone. Quindi sicuramente è giusto provare a fare qualcosa in più, perché queste due stagioni sono state positive, quindi ci sono i presupposti, diciamo, di competenza all'interno della società per arrivare a fare questo salto di qualità. Però non è né semplice né scontato che magari con un po' più di risorse, con altre aspettative, si arrivi matematicamente a una classifica, certo, migliore, anzi, e a ambizioni più alte. Anche perché altrimenti anche la Verona di quest'anno sarebbe nei playoff a lottare per la promozione, invece. Ma sì, secondo me il punto è proprio nobilitare il progetto già in atto. Non è tanto un discorso di dove si può arrivare a livello di risultato vero e proprio, ma proprio nobilitare il progetto della crescita con giovani triestini, implementando naturalmente del materiale umano di livello con giocatori, ma di livello che aiutino anche a crescere i giovani, come lo è stato Andrea Pecile quest'anno. Quindi questo è il concetto, non tanto quindi il risultato, quanto innalzare l'asticella del progetto in atto, certo, secondo me. Allora, prima di passare al calcio, volevo anche una battuta da Alessandro Scollo, che ha vissuto insomma questa serie di playoff che ha entusiasmato il pubblico, poi ha lasciato un pochino di amarezza in bocca anche per insomma gli episodi che ci sono stati, e l'hanno anche condizionata, dai falli all'arbitraggio, alcune scelte più o meno insomma rivedibili. Sì, poi al di là di quello che è stato la serie dei playoff, sono interessanti le parole del coach, perché evidentemente ha ben chiara la situazione, e penso che anche lui giustamente si fa anche un due conti, dice che in effetti forse il peccato originale della Pallacanestro Trieste è quello di ogni anno di ripartire un po' da zero, di costruire sempre delle buonissime squadre, però sempre di trovarsi magari a luglio con un roster da reinventare senza avere ben chiaro un obiettivo specifico. E per chi come un allenatore deve costruire, non è affatto facile lavorare in questi termini. Poi insomma c'è i playoff, le partite le abbiamo viste, problema tra virgolette, insomma la gara chiave è stata la terza partita in casa, certo, che poi ha deciso la serie, perché insomma, certo, poi a quel punto diventava difficile vincerne due di fila contro una squadra che più o meno ti equivale, forse aveva più esperienza, un po' di talento in più, però diventava tutto molto più difficile dopo aver perso gara 3, che insomma sappiamo bene, visto che seguiamo playoff di serie 1 dell'NBA, sappiamo che le gare, quelle, la gara 5 quando si gioca su 7, gara 3 quando si gioca su 5, è la gara che poi decide la serie in vincere insomma in trasferta è sempre un'impresa. Allora passiamo al calcio. Bernardo, oggi ti sei concentrato sull'avversario della Triestina di domenica in questi playout. La Liventina, squadra di Motta di Livenza, del Trevigiano, che sarà dunque l'avversario del playout del 22 di maggio, domenica prossima, alle 4, alle 16, mi raccomando l'orario, perché di solito si giocava alle 15, invece questa volta si gioca alle 16, quindi un'ora dopo, allo Stadio Rocco. La Triestina ha il fattore campo dalla sua, però la squadra
che ha terminato il campionato a pari punti, quindi non è una squadra che fondamentalmente ha un disequilibrio di rendimento in termini numerici di punti troppo distante dall'Unione. Ha fatto un cammino positivo nel girone d'andata, piuttosto negativo in quello di ritorno, ha avuto dei problemi, non come quelli della Triestina a livello societario, ma ha avuto dei problemi interni anche con un allenatore che non è sempre stato tanto amato. I numeri sono comunque simili a quelli della Triestina, sia come gol fatti subiti e come detto i punti sono a pari punti. La differenza in questo caso la può fare lo Stadio Rocco. Io vedrei il servizio e dopo potremo commentare assieme cosa sarà. Dunque, quale sarà il match che dovrà la Triestina intraprendere sin dal primo minuto? Bar Gelateria Madison, da 15 anni la natura nel gelato. Triestina e Liventina si giocheranno il tutto per tutto pur di rimanere in Serie D anche il prossimo campionato. I giuliani hanno dalla loro il fattore campo e il risultato che potrebbero spostare di qualche percentuale il pronostico dalla loro parte. Ma attenzione a non sottovalutare l'avversario, sia perché si tratta di una squadra che alla fin fine è arrivata a pari punti della Triestina, ma anche perché si giocherà una gara secca dove basta un episodio e l'epilogo è servito. I veneti della Liventina, squadra di Motta di Livenza nel Trevigiano, sono stati autori di un campionato a due facce, un girone d'andata positivo con 25 punti conquistati a fronte di un campionato di ritorno sottotono con 14 punti portati a casa, uno soltanto nelle ultime 5 partite. La vera forza dei veneti è l'attacco, 45 gol segnati in campionato contro i 40 della Triestina, ma soprattutto un giocatore nel reparto offensivo che risponde al nome di Marco Vianello, che con i suoi 17 gol in stagione sarà sicuramente l'uomo da temere maggiormente. Vianello, oltre ad essere il bomber del club, è anche un giocatore esperto grazie agli anni trascorsi in Serie C. Accanto a lui si sono visti spesso durante il campionato l'africano Salem Dené, giocatore 23enne che fa della velocità la sua arma, ed il giovane Gabriele Iacono. Ma oltre a loro possono far parte della gara anche Pagan, Zottino o Alex Zanetti. Dalla parte opposta, nel reparto difensivo, la Triestina ha dalla sua dei numeri migliori stando alle reti subite, 57 per i rosso Labardati, 62 per la Liventina. Sia chiaro che si parla di differenze minime e che viste nel complesso le due squadre sono di pari livello. Ciò che però la squadra trevigiana non ha e che potrebbe in qualche modo avvantaggiare i triestini è il tifo dello Stadio Rocco, che sicuramente si farà sentire e metterà in soggezione gli avversari. Appuntamento domenica 22 maggio per lo spareggio play-out Triestina-Liventina. Attenzione all'orario, si giocherà alle 16. Bellissima davvero questa immagine della curva. Allora, Ezio Peruzzo e Michele Di Mauro, stessa domanda: cosa serve per vincere queste partite? Una partita secca, due risultati utili, ma chiaramente è una partita che insomma deve essere caratterizzata da una grinta particolare, perché può mettersi male, possono succedere tante cose nel corso dell'incontro. Come si vince, Peruzzo? Facendo un gol in più degli avversari. Questa mi sembra naturale. Intanto segnando, insomma. Hanno mangiato la risposta. E la battutaccia. Si vince essendo gruppo, essendo squadra, e essere consapevole di quello che si va a fare in campo. È naturale che la partita la vincerà la squadra che è più solida, la squadra che ha più personalità in questo punto. Perché una partita secca non ci si può buttare allo sbaraglio, si deve ragionare, si deve intuire, capire quali sono i punti deboli e qual è il momento di andare a far gol. Certo, tra l'altro io credo che insomma l'obiettivo sia quello di segnare per primi, no? Visto che c'è anche questa possibilità, sì, del pareggio. Sì, perché se imposti la partita sul 0-0, mi sembra, giocando in casa, mi sembra che sia proprio deleterio. Punto uno, perché puoi sempre al 90° prendere il gol e poi hai cosa da pensare. Secondo, perché giochi in casa davanti al pubblico sul tuo campo e quindi non puoi impostare la partita sulla 0-0, secondo me. Certo. Michele, cosa ti viene in mente pensando a questa partita? Noi solo tocchiamo ferro, ma tra spareggi, play-out, ma non è che proprio abbiamo questa gran tradizione positiva, la no? La prima risposta scherzosa me l'ha rubata Peruzzo. È uno spareggio, come dice lui, è una concentrazione. Quello del gol all'inizio vale o non vale? Abbiamo visto col Monfalcone, eravamo in vantaggio, poi alla fine stavamo perdendo. Cioè la concentrazione della squadra, innanzitutto il carattere, e qua metto in mezzo, ci vuole l'allenatore che Bordin, con tutto il rispetto, c'ha. Cioè le mosse giuste? Le mosse giuste e la grinta in panchina, la grinta che ti porta a guerra. Noi non abbiamo leader come Vianello, eccetera, proprio davanti. Io
mi affido a... Per favore dite che il pareggio al 90esimo porta ai supplementari. Certo, fino ai supplementari. Non ci sono i rigori. Non ci sono rigori. Ma era come lo spareggio dell'anno scorso, se non fosse che poi Rocco ha fatto il gol, Daniele Rocco ha fatto il gol della vittoria, la partita va, se si incanala nel pareggio, va fino ai supplementari, terminati i supplementari finisce lì, non ci sono calci di rigore, non ci sono shootout e la Triestina ha il vantaggio di poter quindi 120 andare minuti, avanti anche col pareggio. 120 minuti, ma soprattutto noi dobbiamo, abbiamo dalla parte nostra un vantaggio che è il pubblico. Domenica sicuramente toccheremo i 4-5 mila come abbiamo toccato le ultime partite e quello è un uomo in più fuori, è un uomo in più, solo i ragazzi che sono in campo devono sentire la maglia che si attacca alla carne, questo è, loro devono assolutamente, abbiamo il vantaggio anche senza pensarci del pareggio che ci sta bene, però convinti, decisi, noi dobbiamo vincere questa partita qua. Tra l'altro Roberto Rizzo, prima di iniziare, che ha analizzato i numeri un po' come Bernardo, mi faceva un discorso di numeri circa le vittorie in casa e in trasferta nei play-out delle ultime stagioni. Allora, la gara secca nei play-out esiste da due stagioni, prima si giocava andata e ritorno. Sono state 24 partite di play-out in queste due stagioni, in tutti i gironi della Serie D, il bilancio è esattamente pari, cioè 12 volte si è salvata la squadra di casa, 12 volte la squadra di trasferta, questo nonostante i due risultati su tre, il fattore campo eccetera, per cui è chiaro che significa che questa è una partita che non ha una logica appunto di fattore casalingo, di possibilità di pareggiare. Io sono sempre dell'idea che avere due risultati su tre ti può condizionare, perché tutti dicono no, non giocheremo per lo 0-0, però poi inconsciamente magari puoi essere bloccato, chi invece gioca per un risultato solo non entra in campo senza remore di questo tipo, per cui è chiaro che per come è strutturata la Triestina è un vantaggio, è meglio che possa anche contare sul pareggio, perché è una squadra che insomma lo sappiamo fa fatica a fare gol, e quindi andare in trasferta a vincere sarebbe stato complicato, però nonostante il pubblico che sarà sicuramente numeroso, caldo eccetera e tutto quanto, non, insomma la Liventina basta un episodio all'avversario poi per vincerla, no? È successo l'anno scorso a Dro, ricordava Bernardo giustamente, una partita che ormai sembrava andata. Il 120, c'era un certo Rocco, però Rocco esatto, Rocco ha fatto la rovesciata. Loro hanno giocatori, come era ricordato nel servizio, che hanno il colpo per vincerla anche appunto con una stoccata, quindi bisognerà fare attenzione e mettere davvero in pratica il discorso per cui non si gioca sparagnini per lo 0-0, perché lì si rischia veramente pesante. Naturalmente tutto questo entusiasmo in casa triestina è rinato grazie insomma alla società in mano a Milanese e al proprietario Biasin, che la scorsa settimana quel caffè dello Sport ha fatto un vero e proprio show, praticamente compagni di merende col mago Di Mauro, che ha detto insomma non so più chi attaccare perché li voglio già bene, ma soprattutto insomma la conferenza stampa di presentazione a me personalmente ha molto colpito il presidente del San Luigi Peruzzo, che insomma dopo le domande dei giornalisti si è alzato e con una spontaneità assoluta, no, ha detto è la prima volta, no, che mi commuovo a una presentazione di una nuova Triestina, è così? Sì, più che mi sono commosso, a dire la verità, e prima ho spiegato anche le motivazioni, mi sono commosso, però sarà una sensazione, mi auguro che sia positiva. Ho incontrato sia Biasin, ma a me ha colpito in modo particolare il figlio di Biasin, che non avendo aperto bocca, ma lui è stato attento, forse anche capendo poco, niente. Però sai, un figlio che è il padre che ha un capitale, il quale viene a Trieste e il figlio lo segue e accetta questo investimento, questo dividere queste, io veramente mi sono commosso. E poi un'altra cosa che volevo dire, ma quando prima della presentazione del presidente, nel mondo del calcio triestino c'è molta perplessità e molta
diciamo così, con tutto quello che è successo negli ultimi anni. Il discorso di Mauro Milanese, no? Io ho sempre detto a chi mi chiedeva qualcosa, ho detto, ma se uno deve metterci la faccia nella sua città, o ce la mette per un motivo serio, un motivo positivo, o se no è difficile, ce la va a mettere a Barletta, a Brindisi, certo, dove vuole. Quindi ritengo che forse, me lo auguro, diciamo così. C'è una garanzia in sostanza. Eccolo, che queste tre persone, queste due persone, facciano il bene della Triestina, e adesso ci vogliono i programmi e bisogna sentirli, perché bisogna, secondo me, io l'ho detto anche alla presentazione, lui ha detto, come ha detto prima Bernardo, passin passin, no? Pian pianin. E in effetti anche questo mi ha colpito. Io sono stato alle presentazioni di tantissimi presidenti, qualcuno ha detto, lei non sa chi sono io, no, alla prima, quando gli ho detto, ma ne ho visti tanti passare di qua, e questo invece secondo me è proprio questo. Se uno veniva qua e diceva, in due anni andiamo in Serie C o facciamo questo, mi sarei alzato, sarei andato via, perché non si inventa niente, bisogna far tutto. È una cosa che io gli ho detto a Mauro, ma lo dico apertamente a tutti, se la Triestina non fa una struttura propria, fra due anni o tre anni saremo nuovamente appunto a capo. Certo, quindi si è aperta anche però magari uno spiraglio per la collaborazione, no? Anche con le società del territorio, questo è importante. Però deve avere una casa. Che collaborazione si può fare? Adesso direi forse una inesattezza, ma se la Triestina il prossimo anno vuol fare il settore giovanile, fa il campionato provinciale. E i ragazzi migliori del San Luigi, Trieste Calcio e via di seguito lasciano la squadra regionale per andare a fare qualcuno, anche sì, per amore della Triestina, ma vai a abbassare il livello. Certo. Loro bisogna ragionarsi su, insomma, su questo. Loro devono fare prima squadra, è quello che li obbliga la federazione, juniores, e gli daremo qualche giocatore per fare juniores e PC. Ma piccoli non ha senso. Gli dice pian pianin faremo. Piccoli resto. Non ha senso, non devono fare il sociale lo facciamo noi. Loro devono investire per fare i campi. Una volta fatti i campi, fanno tutto. Certo. Ma fino a quel momento là è tempo, soldi sprecati. E secondo lei, per il presidente Peruzzo, la scuola calcio alla Triestina, proprio i più piccoli? E che, datemi una spiegazione voi. Per me è un'assurdità. Ah, lui dice di perché iniziare l'anno così. Dopo, inizi, l'anno dopo devi fare i Pulcini, l'anno dopo devi fare gli esordienti e l'anno dopo devi fare i giovanissimi. Vai a giocare sempre sui campi degli altri, non hai una struttura e fai sicuramente peggio di quello che facciamo noi. Perché dimmi tu, una società che vuol fare i professionisti va a giocare un giorno su un campo, un giorno su una squadra su un campo, ma serve la casa, come diceva qualcuno? La casa, ci vuole una casa. No, qua bisogna d'accordo. Trovare col comune, con la provincia, con la regione, dei terreni che ci sono, e non venitemi a dire... Peruzzo, mi scusi, che... ma c'è il campo del Ponziana che è lì, che già c'è. Allora, non dimentichiamoci che queste che sono strutture comunali e che sono fatte per i dilettanti. Sì. Quindi, per il campo del Ponziana, può essere che se Mauro Milanese va là e mette 300.000 euro sul tavolo e si fa il lavoro, il comune forse può anche chiedere alle società, perché non dimentichiamoci che il campo sulla 202, quando è stato dato alla Triestina, abbiamo fermato io, De Bosicchi, Spartaco Ventura, il presidente del Muggia, perché era del CONI, non si può dare in gestione un campo comunale, perché allora lo chiedo anch'io, il campo del Ponziana. Cioè, queste sono le regole, queste sono le leggi. Quindi, e non venite mai a dire che sull'altipiano è freddo, e ora non si può fare, perché allora chiudiamo tutto, vero. Mandiamo via il Zaria, mandiamo via le Primorie, perché anche loro insomma, sono ragazzi. Se Paul, basta un progetto. Basta voler. Ok. Poi torniamo su questo argomento, torniamo chiaramente, giustamente, anche sul San Luigi, che si aveva conquistato una promozione. Ma devo tornare invece sulla pallanuoto, perché il risultato già acquisito è importantissimo, Alessandro, no? La salvezza conquistata, l'ottavo posto insomma è lì nel mirino, manca un punto, questa vittoria larghissima peraltro in casa con il Sori ci ha portati in questa condizione da rivendicare insomma come squadra di A1 insomma che
si batte con tutti, no? Dopo un girone d'andata complicato è salito il livello, qui l'asticella è già stata alzata. Sì, sì, l'obiettivo iniziale era di salvarci all'ultimo secondo dell'ultima partita dei play-out. Ci siamo arrivati con 3 giornate d'anticipo, battendo tra l'altro una delle squadre più blasonate della Serie 1, l'Acqua Chiara, e quindi non possiamo che essere felici e contenti di quello che è stato veramente una grande stagione. Hai detto bene, in effetti, da come si era partiti, da come si era messo subito il campionato, brutta figura in diretta televisiva a Bogliasco, 8-1 a un certo punto per loro, 10-3 il finale, altre 3 sconfitte di fila, quindi un inizio difficilissimo. Poi in effetti la squadra ha cambiato marcia e si è visto poi insomma il lavoro del coach, che però è giusto, ma Piccardo ha fatto un grandissimo lavoro, però in effetti ragazzi, come lo stesso Piccardo l'ha detto e l'ha ripetuto più volte, si sono messi totalmente nelle mani dell'allenatore, nelle mani della società, e quindi è andato veramente tutto bene. E anche perché poi insomma c'è un grande lavoro alle spalle, c'è un grande lavoro di staff tecnico, sono stati scelti i giocatori giusti per fare un po' il salto di qualità al gruppo. Abbiamo detto sicuramente Eles, che è un giocatore di grande esperienza, che ha dato una mano, ma anche Grumi, che è arrivato un grande po' all'ultimo secondo. Insomma, sono stati inseriti i giocatori giusti nei ruoli che serviva per poi alla fine arrivare a questo risultato che è la salvezza. Sabato è andata bene, è andata benissimo. Sori ormai è arrivato qui con pochissima valore agonistica, hanno ormai alzato bandiera bianca, hanno abdicato, quindi credo che a questo punto retrocederanno in Serie 2. La Porto Trieste ha giocato una partita molto lineare, da sottolineare appunto che ha fatto piacere a tutti il primo gol in A1 di Elie Spadoni, che era qui da voi, certo, che è stato fuori per 4 mesi, ha recuperato ed è tornato a giocare. A un certo punto sembrava che non potesse più nemmeno giocare a pallanuoto, è tornato, ha segnato il suo primo gol in A1, e poi la doppietta di Michele Mezzaroba, che è un 2000 e che è stato di nuovo schierato titolare da... Ripetiamo, 2000, perché poi uno fa i conti, no? Significa che ha 16 anni e gioca in A1 nel massimo campionato nazionale, anche contro la Pro Recca, sì, che è il Barcellona della pallanuoto. Lo dico sempre perché altrimenti da casa non ci si rende conto del campionato italiano. Ha fatto 16 anni a marzo e ha fatto 2 gol sabato con i soli, quindi sicuramente sono segnali importanti. Poi quello che un po' nell'ottica di quello che è la crescita costante della squadra, e poi soprattutto in ottica di quello che vorremmo fare già la prossima stagione, tra 2, tra 3, tra 4, tra 5 anni, poi fino a quando poi abbiamo idea insomma di raggiungere certi obiettivi. Non dimentichiamoci sempre che poi dobbiamo sempre ringraziare il nostro presidente Enrico Summer, che ci permette con il suo inestimabile appoggio di poter pianificare bene la nostra stagione sportiva. Insomma, è fondamentale avere una sicurezza. E a proposito di gestione, la Pallanuoto gestisce la piscina di San Giovanni, no? Visto che tanto si parla di gestione di impianti, c'è una gestione per la quale hai ricevuto complimenti. È fondamentale la gestione della... Giustissimo, la piscina di San Giovanni è fondamentale perché ci ha permesso in questi anni di far crescere i ragazzini, no? Lì proprio si formano i bambini dai 9, 10 anni, 11 anni, però si gioca fino all'under 13 alla piscina di San Giovanni, però è sicuramente stato fondamentale per poter iniziare a giocare a pallanuoto. Poi le squadre più grandi vanno a giocare alla piscina Bianchi, e poi siamo anche, come dire, cerchiamo spazi sempre nuovi, andiamo spesso anche a Capodistria ad allenarci. Bernardo, c'è già qualche ragazzo che verrà, cioè che è già stato individuato ed essere, che sarà aggregato il prossimo anno alla prima squadra dei ragazzi delle giovanili? Ma questa è una domanda che bisognerebbe rivolgere più precisamente a Piccardo, perché lui sicuramente, essendo poi il direttore tecnico di tutta la sezione pallanuoto della Pallanuoto Trieste. Credo che il prossimo anno ancora no, perché ci sono almeno 3 o 4 ragazzi che sono molto molto interessanti, ma sono ancora under 15, quindi ancora magari un po' presto per poterli poi veramente gettare alla ribalta della Serie 1. I Podgornik, i Mezzaroba, gli Spadoni hanno già giocato l'anno scorso in A2 in un campionato che in effetti era estremamente diverso, più semplice diverso della Serie 1. Cioè le partite più complicate erano contro squadre poi alla fine battute di 5, 7, anche 10 gol.
quindi hanno avuto questa possibilità di fare un lungo apprendistato. Chiaramente lanciare un ragazzino di 15 anni che fino all'anno scorso giocava in under 15 contro i campioni del mondo, campioni olimpici, campioni europei, diventa un po' complicato. Allora, cioè, viceversa, la squadra resterà questa anche fra i più, diciamo, esperti, o c'è qualcuno ci che so, vedrà... Ci saranno adesso, sicuramente è un po' presto, la società, in particolare lo staff tecnico guidato dal direttore sportivo Andrea Brazzati, ha le idee chiare, ha già individuato i ruoli da coprire, verrà sicuramente rinforzata. Perché insomma il prossimo anno si proverà a scalare qualche posizione, poi sarà difficile adesso a maggio dire quello che potrebbe essere il nostro obiettivo da settembre, però l'idea è quella appunto di provare a rafforzare in alcuni ruoli chiave che nella pallanuoto poi non sono misteri, che poi è il difensore, il centroboa, è il mancino, insomma chiaramente è chiaro, giochiamo già da 2 anni senza mancino, quindi la società cerca un mancino di buon livello per aumentare le scelte offensive del nostro pacchetto di attaccanti. Quindi le idee sono chiare, chiaramente abbiamo un budget da rispettare, non possiamo scialacquare i soldi, però l'idea è quella di provare a fare sicuramente meglio già dal prossimo settembre. Roberto Urizzi, un'altra squadra che insomma ha entusiasmato, no, in questo girone di ritorno, ha riportato la pallanuoto di vertice, ma anche una squadra insomma di riferimento che ha trovato anche vittorie importanti. Sì, una squadra, stavo pensando proprio al discorso che facevamo in apertura sulla pallacanestro della famosa asticella, no? Anche la pallanuoto Trieste ha intenzione di alzare questa asticella, l'ho detto Summer già inizio stagione, lo hanno confermato sia Brazzati che Piccardo una volta raggiunta la salvezza. La differenza qui però è che si sa chi, come, cosa e quando, quindi il progetto è già in atto, è già concreto, si sa chi mette i soldi, ovviamente si cercheranno anche altre forme, lo ha detto lo stesso presidente all'inizio stagione, insomma che bisogna consolidare, ma questo è normale, però c'è l'impianto, insomma ci sono tanti fattori già al suo posto e questo ovviamente ti permette di avere una programmazione già fatta con l'allenatore che ha il contratto a lungo termine, quindi tutti i tasselli sono, buona parte dei tasselli sono già al loro posto per cercare appunto questa crescita che poi potrà portare nel giro dei prossimi anni a cercare magari di andare nelle coppe europee, di lottare per obiettivi più importanti, però questo insomma è la base che c'è già, contrariamente a quello che dicevamo in partenza sulla pallacanestro, che è ancora un po' più aleatoria la situazione. Allora, come di consueto, momento del caffè al caffè dello sport, un istante per il nostro giro e torniamo. Sport, il bar unità, serve solo M Caffè. Eccoci qua, diciamo che lo spot era altino, i nostri inserzionisti saranno contenti. Arriva il caffè della nostra Martina, io ne approfitto per, durante il caffè, chiedere a Ezio Peruzzo, insomma, di questa stagione del San Luigi, coronata dalla promozione e nel frattempo insomma di un'attività giovanile che va avanti e, come ricordava lo stesso Peruzzo proprio in quell'occasione della conferenza stampa della Triestina, delle collaborazioni importanti con società di vertice italiano tra il San Luigi, i propri giovani talenti e insomma il mondo del calcio che conta. Sì, noi siamo retrocessi dall'eccellenza a questo punto 3 anni fa, abbiamo rifatto un pochino la squadra, l'anno scorso abbiamo perso i play-off, siamo arrivati, abbiamo vinto il nostro girone, ma abbiamo perso la finale e quest'anno abbiamo preso ancora qualche giocatore come Muiesan, come Tendindo e qualche altro, e abbiamo fatto una squadra convinti, poi nel mondo dello sport non sempre tutto riesce, però convinti di avere un'ottima squadra, il che si è avverato e dalla prima giornata all'ultima siamo stati sempre in testa. Non abbiamo avuto cedimenti, a parte la partita insomma col Trieste Calcio, e quella proprio è stata un'andata disastrosa, e quella con la Juventina, il girone di ritorno, che poi sono stati episodi, ma per il resto diciamo che
avevamo una squadra che era nettamente superiore alle altre. E poi l'attività giovanile con collaborazioni importantissime. Allora, l'attività giovanile noi puntiamo moltissimo, e qua torniamo sempre al discorso, strutture. Se non hai le strutture non puoi fare il settore giovanile, non puoi fare... oggi, finito l'allenamento, i ragazzini del 2005 sono fermati a far calcio a tennis per conto proprio, ma se veniva un'altra squadra dovevi mandarli via, quindi devi avere spazio. Noi abbiamo un totale 325 tesserati, se non massi 325, dalla prima squadra ai piccoli amici, e abbiamo tantissime attività, tantissimi allenatori. Noi facciamo due rinfreschi all'anno, uno per Natale e uno a fine stagione, fra tecnici, dirigenti, istruttori e magazzinieri siamo 120. Quindi c'è una struttura importante. Tutto questo. La collaborazione è venuta fuori, noi avevamo un ragazzo che doveva andare all'Inter, poi ci sono stati delle incomprensioni e non è andato, e si è fatto avanti il direttore, l'osservatore, il capo osservatore Roberto Marta della Juve, che era l'anno scorso, ce l'ha chiesto andando a Torino. Io mi sono ricordato di conoscere molto bene Maurizio Lombardo, ci siamo incontrati, e sulla trattativa del ragazzo è venuto fuori che loro con il 30 giugno chiudevano tutte le scuole calcio che poi erano gestite dalla Nike, quindi il discorso business, e hanno chiuso le 108 o 118 società che avevano questa scuola calcio, e noi siamo stati la prima in Italia ad aprirla col 1 luglio. In questo momento ce ne sono 19 in tutta Italia, più 10 nel Piemonte. Quindi questo ci dà una forza, quello che poi era oggi sul Trieste Sport, sul City Sport, City Sport, anche del Trieste Calcio, che bisogna, ad onore del vero, fare i complimenti, perché quest'anno noi abbiamo vinto la promozione, ma loro hanno vinto il campionato juniores regionale, hanno vinto, certo, gli allievi regionali, cosa che a Trieste non aveva mai vinto nessuno. Quindi, tra l'altro, parlavamo col Mago, hanno fatto tutti benissimo nelle minor triestine. Ma io, se noi analizziamo il perché facciamo bene con gli juniores a Trieste, e perché facciamo bene negli ultimi anni col settore giovanile, non ci sono società professionistiche. Allora, i migliori prodotti non vanno nei allievi, nei juniores nazionali o nei juniores nazionali nel certo, Beretti, restano, no? Nella società, Primavera, nella Beretti, società. Primavera. E questo si verifica anche con il settore giovanile, con i giovanissimi che abbiamo vinto noi l'anno scorso il campionato giovanissimi regionale, quest'anno il Trieste Calcio. Quindi questo porta sicuramente un beneficio a noi società dilettantistiche. E questo beneficio, se ci sarebbe, se ci fosse una società professionistica, avrebbe dei benefici la società professionistica, è naturale. Adesso come adesso, andare a fare quello, mi ripeto quello di prima, non voglio ripetere, adesso le cose stanno andando bene così, ma ritengo che devono continuare così fin tanto che queste collaborazioni servono, perché si va, noi andiamo a Vinovo, siamo stati 4-5 volte quest'anno, al 30 adesso verrà Claudio Gabbetta, un lunedì il 30 verrà Claudio Gabbetta da noi, faremo una riunione con tutti i genitori, tecnici, e verrà il psicologo della Juventus a tenere una conferenza su come ci si deve comportare, presidente, allenatori, genitori e ragazzi. Cioè, ci danno delle informazioni, una cultura che indubbiamente ci fa fare quel piccolo salto pian pianino, che però aiuta ai ragazzi, certo, a migliorare. Vedo Raffaele Baldini su questo tema, insomma, a provare a pieno. No? Assolutamente sì, e non a caso viene dalle Juventus questo... Sapevo che arrivava. Cambiamo Mago, tra l'altro, hanno fatto tutti bene, o quasi tutti bene, nelle minor triestine, ma mi ricordavi, no? Per quanto concerne i dilettanti, a parte... Scusa, solo ancora una piccola cosa, sì, concedimi. Ma lui dietro chi è? Bisogna fare i complimenti a tantissime altre squadre. Sì. E infatti abbiamo, che... allora, volevo dire. Benissimo. Allora puoi venire. Il San Luigi è stato promosso. Il Trieste Calcio sta ancora giocando per la promozione. Anche il Costa Lunga. No,
Costa Lunga è stato eliminato. No, però si era qualificato per i play-off. In prima categoria il Domi è stato promosso, in seconda categoria Primorie e Chiarbole promossi, in terza la Piccina. Quest'anno peccato per il Sant'Andrea. Poi, come diceva Peruzzo, i juniores del Trieste Calcio, gli allievi stanno facendo le finali nazionali. Peruzzo sa cosa sono, perché un anno è diventato campione d'Italia, giusto? Con Paolo Crisman. Con Crisman, allenatore. Io volevo dire soltanto una cosa. Ho ascoltato Peruzzo del fatto che si è commosso alla conferenza. Io vorrei dire chi è Peruzzo, perché a me è successo un aneddoto anni fa. Sono andato col Ponziana a San Luigi in Coppa Italia, fatta la formazione, abbiamo dato le liste. Peruzzo è venuto da me e ha detto: Di Mauro, guarda che Zanon è squalificato dall'altro anno, l'ultima giornata, ha preso la giornata in Coppa Italia. Al che gli ho ringraziato e l'ho tolto via e ho messo un altro. E questo è Peruzzo. Quindi una persona diciamo, vecchio stile di quelli che insomma... che servono in questo ambiente. Mi ero dimenticato. Qualcosa si dimentica. Il Poltornar, Mago? No. Ok. Pubblicità, torniamo tra poco. Bentrovati, seconda parte del Caffè dello Sport. Vi abbiamo premesso una seconda parte dell'intervista di Coach Dalmasson, che questa mattina nella terrazza di Tele4 insomma, ha parlato lungamente con noi. Prima ha parlato della società, del messaggio insomma, che in qualche modo voleva lanciare. Poi ha parlato più prettamente di squadra, dei giocatori che insomma, hanno disputato questa stagione e di quello insomma, che potrebbe servire per il futuro, se insomma, le ambizioni saranno più importanti. Non fa nomi, ma insomma, traccia alcuni discorsi molto, molto chiari sui giocatori che dovrebbero essere il futuro di questa squadra. Sentiamo. Coach, vedremo quale sarà il budget, quali saranno le idee societarie. Potremmo vedere magari acquisti con un'idea diversa di squadra, visto che si parla tanto di Jordan Parks, che sarà in squadra e che tanti vedrebbero, so che insomma, ci ha pensato anche lei, magari in una posizione di tre per il futuro, quindi magari non più un'altra guardia americana, ma magari un giocatore interno piuttosto che altro per il mercato futuro. Ma sai, parlare appunto, visto quello che abbiamo detto poc'anzi, parlare in questo momento di progettare di squadra è veramente difficile. Su Jordan invece credo che la società abbia avuto la lungimiranza l'anno scorso di firmarlo e quest'anno di allungargli il contratto, cosa che c'era già in essere, quindi è stato ratificato questo rinnovo. Credo che sia un giocatore che abbia assolutamente fatto una stagione di alto livello, ha mostrato di avere grandi margini di miglioramento anche tecnici, il discorso che accennavi, il fatto di poterlo già quest'anno, ripeto, dalle prime gare che giocava quasi esclusivamente dentro l'area, vicino ai tabelloni, nel pitturato, abbiamo finito la stagione con lui che portava spesso su palla, che chiamava i giochi, che ha migliorato tantissimo come confidenza e fiducia nel tiro da tre, quindi questo processo tecnico di cambiamento nei suoi confronti è già stato avviato e ci auguriamo il prossimo anno di portarlo a termine, ecco. Quindi questo già il fatto di poter partire su una base importante come Jordan Parks, credo che questo dia grande solidità a quello che può essere eventualmente il progetto del prossimo anno. Coach, abbiamo visto cose, crescite diverse da parte dei giocatori diversi all'interno della squadra. Bossi e Pipitone probabilmente i giocatori che nell'ultimissima parte del campionato sono cresciuti di più, Baldasso e Landi in altri momenti, l'esperienza di Pecile. Abbiamo visto diverse crescite o conferme sul campo. No, ma abbiamo detto tante volte, questa è una squadra che ha fatto questa stagione straordinaria proprio per il fatto che è sempre stata squadra. Raramente abbiamo... Ci sono state tante prestazioni individuali di buon livello, ma non di livello assoluto. Raramente abbiamo vinto partite perché un giocatore ci ha portato la vittoria. Sono state sempre il lavoro di squadra fatto da tanti elementi. Hai citato Bossi e Pipitone, ricordiamoci che sono partiti in quintetto base in due ruoli forse più difficili della pallacanestro, come il playmaker e il pivot, ruolo che andavano a recitare per la prima volta da protagonisti. I miglioramenti sono stati evidenti, insomma, ecco, quindi in questo senso il lavoro è stato fatto, ha ripagato, credo, con soddisfazione. Riprendiamoci, sono due ragazzi giovani, addirittura Stefano, dopo aver preminato per diversi anni in giro per l'Italia, tornare a recitare questo ruolo a casa sua credo sia stato un motivo di grande soddisfazione per lui e per noi. Ripeto, il lavoro aperto c'è, giocatori come Landi, come Baldasso hanno miglioramenti incredibili,
Hai citato Pecile, li citerei anche Prandin, che come sempre è stato ancora nei momenti difficili un giocatore su cui andare a riporre grande fiducia, proprio perché la sua esperienza, ma soprattutto la sua volontà, la sua tenacia ci hanno tenuto a gara. Ripeto, tutti hanno dato sicuramente un grosso contributo a questo risultato finale. Allora, queste le parole di coach Dalmasson. Volevo iniziare a fare un ragionamento con Raffaele Baldini. In sostanza, insomma, il progetto di Parks da 3 c'è, ma probabilmente partirà comunque la prossima stagione da 4. C'è l'ipotesi, vedremo con che budget, con quali obiettivi, no, di prendere un nuovo americano, comunque straniero, perché a quanto pare Nelson, insomma, non verrà confermato, ma c'è anche un'ipotesi circolata nelle ultime ore, ne aveva parlato qualche tempo fa anche Bosciatanovic, Daniele Cavaliero di nuovo a Trieste. È un'ipotesi suggestiva che chiaramente implica anche un certo esborso economico, ma è un'ipotesi, insomma, che lanciamo qui al caffè dello sport, quello di un possibile ritorno di Cavaliero, che però, ricordiamo, gioca in A1, gioca con Varese, reduce da una finale di Coppa. Sono al momento, diciamo così, idee possibili per il mercato, ma noi la buttiamo lì. Ma il mercato è suggestione, quindi sicuramente fa piacere che il nome di Cavaliero sia affiancato a quello della Pallacanestro Trieste, perché è un ragazzo che ha sempre tifato Pallacanestro Trieste, che ha sempre detto che vorrebbe finire la carriera a Trieste. Ci sono due problematiche di fondo sostanzialmente per quanto riguarda Daniele. Una è la questione dell'argent, dei soldi, nel senso che adesso ha un ruolo in Serie A1, un minutaggio importante e anche contratti di un certo rilievo. La seconda cosa è il ruolo. Calcolando che noi abbiamo già in squadra Andrea Pecile e Stefano Bossi nel suo ruolo, sicuramente lui sarebbe un in più, certamente incastonabile, perché dopo alcuni giocatori come Andrea Pecile può essere messo in guardia, eccetera, però sicuramente c'è anche un problema di ordine tattico, anche nell'ottica probabile di un acquisto americano come point guard, che allora potrebbe assurgere al ruolo di playmaker, guardia, quindi insomma c'è un esubero, diciamo, di play guardia. Però sicuramente Daniele Cavaliero, col discorso della triestinità e tutto il resto, sarebbe veramente, veramente una cosa fantastica. E ti vedo, insomma... No, volevo leggere i messaggi, sì, in effetti poi... È citato dall'idea Cavaliero? No, figurati, sarà proprio quello. No, no, perché appunto ha ragione Raffaele, alla fine c'è, cioè, nel reparto play siamo con la permanenza di Pecile, Bossi, che tra l'altro ha fatto un bellissimo campionato, super secondo me. E poi... quello che potrebbe essere un acquisto americano, che di solito è più facile pescare nel ruolo di guardie per gli americani, quindi quel punto con i piccoli dovrebbe essere a posto. E il punto interrogativo potrebbe essere nei lunghi, no? Ma anche sempre il lungo d'esperienza, secondo me, no? Sì, quello che poi era il Luca Garri che ha la cosa più difficile da trovare sul mercato, no? Cosa? La cosa più difficile da trovare sul mercato. Infatti, appunto, anche perché sono quelli, Maggioli, Garri, non lo so. Perché alla fine costeranno, no? Quindi... Ma infatti, tra l'altro, su questo si gioca un po' tutta la chiave tattica della prossima stagione, perché Parks, da numero 3-4 indifferente, sicuramente c'è nel reparto lunghi un gap che da un lato Pipitone sicuramente deve crescere, però muscolarmente e come aggressività ci sta. Dall'altro ci sono due giocatori un po' atipici come Canavesi e Landi, abituati più ad uscire fuori a 5-6 metri dal canestro e non a battagliare, a sgomitare sto canestro. Qua bisogna fare sicuramente una rinuncia ed è probabile quella di Canavesi sicuramente, anche se secondo me un giocatore del genere è stato fantastico per produttività in pochi minuti. Uno dei pochi giocatori che entra nel quarto-quarto e segna 4-6 punti, difende, prende un rimbalzo. Ragazzi, come il se ruolo, fosse... il ruolo più difficile del mondo, raffreddarsi sul pino per 30 minuti, entrare dentro e segnare canestri dall'alto peso specifico. Cioè, una stagione veramente anche la sua straordinaria, però bisogna fare dei sacrifici. Landi c'è un punto interrogativo perché ha un contratto anche lui oneroso, sicuramente lui vorrebbe restare, ma adesso ci sono delle trattative in piedi su questo. Tutto dipenderà, ripeto, dalla scelta del lungo eventuale da prendere. Baldini prenderebbe subito Marx da Tortona. Lo rapisco perché sinceramente per incisività, personalità, leadership e
permettete anche quel pizzico di strafotenza, è proprio il giocatore ideale per fare il salto di qualità. La curva sarebbe entusiasta, credo, di questo. Ma un attimo di impasse e dopo ma sono cose che tutto passa. Al primo mentello passa tutto. Sono cose, tutto. Sono cose tutto. Che passano. Roberto, tu invece su Cavaliero cosa pensi? Beh, è chiaro che se dovesse, chiaro stiamo parlando di così fantamercato, credo ancora al momento, però se dovesse andare in porto una cosa del genere, è evidente che poi magari cambierebbero le scelte sull'americano, tanto per dire, per cui magari ti tieni una batteria di guardie, play guardie italiane e magari provi a pescare sul mercato straniero il lungo che ti può dare quella solidità che manca, ma ripeto stiamo ragionando così da chiacchiere un po' da bar, adesso dico l'Holloway di turno tanto per fare un nome, ma che poi non sarà ovviamente lui. Sono scelte che vanno ponderate, ovviamente torniamo ai discorsi di budget, quanto, come e chi li metterà sarà da vedere, perché appunto Cavaliero, come diceva giustamente Raffaele, non, per quanto sia la sua città e tutto, ha un range di ingaggio che non è proprio da, certo, da pallacanestro Trieste di questi anni, tanto per essere chiari, insomma, per cui sono scelte che andranno ponderate, valutate. È chiaro che sarebbe comunque un ritorno sicuramente suggestivo da questo punto di vista, in linea con la politica triestina della società, con il ritorno di Pecile e poi coi giovani, per cui vediamo come si svilupperà questo mercato da qui. Che poi, volendo parlare di playmaker triestini, ci sarebbe Ruzier, che Venezia gli ha messo allegramente davanti anche Pargo nelle rotazioni, magari. Quindi non penso sì, che anche non, se adesso paradossalmente fa... sempre per questo circolo vizioso sembrerebbe proposto a Varese, quindi là potrebbe esserci, giusto per la suggestione, Ruzier a Varese, noi ci prendiamo Cavaliero tutti felici. Vabbè. Tra l'altro io spero sempre che la Triestina torni anche ad altissimo livello per trasformare il nostro Bernardo Gulotta in un Di Marzio di Tele4, perché so che lui non vede l'ora di, insomma, di lanciare quello vecchio, però quello, di lanciare le bombe di mercato. Le bombe però, Bernardo, se non sbaglio, le lancia adesso il direttore di City Sport. Sì, sentiamo le parole di Gabriele Lagonigro, che si concentra dunque sugli sport di squadra e non solo a Trieste. Sentiamolo. Nel numero in edicola oggi di City Sport ci siamo concentrati soprattutto su due interviste. La prima, che è quella che porta alla sfida decisiva di domenica prossima della Triestina contro la Liventina, e l'altra invece abbiamo fatto un sunto su quello che è stato il campionato della Pallacanestro Trieste. Allora abbiamo sentito un milanese il quale è stato categorico, ovviamente massima fiducia verso la salvezza, la Triestina avrà due risultati utili su tre e soprattutto il pubblico dalla propria parte, un pubblico che al di là dei risultati negativi è stato comunque riconquistato in queste ultime settimane, e quindi è facile prevedere per domenica prossima almeno 3 o 4 mila spettatori a Rocco a sostenere la Triestina in quello che è un obiettivo fondamentale, perché il mantenimento della categoria è prioritario per il progetto alla Bardato. Milanese comunque è stato chiaro, ha detto che anche nella malaugurata ipotesi di retrocessione il progetto rimane intatto, non cambia niente, Biasin è rimasto molto contento della visita triestina e quindi si andrebbe avanti allo stesso modo e con gli stessi obiettivi anche in caso di malaugurata sconfitta contro la Liventina. Invece sul fronte basket abbiamo fatto una lunga intervista con coach Dalmasson, il quale, come sempre molto sincero, ha ammesso un pizzico di delusione per questa eliminazione in gara 5, riconoscendo che forse in questi playoff la Pallacanestro Trieste non ha giocato come avrebbe potuto, in alcuni frangenti probabilmente è venuto a mancare qualcosa, c'è stata anche un po' di stanchezza che ha prodotto questa eliminazione. Dalmasson comunque ha ribadito, questo lo facciamo anche noi, come il campionato sia stato estremamente positivo, la stagione sia stata incredibilmente positiva, e ovviamente a questo punto bisognerà capire se per la stagione Ventura si potrà finalmente alzare
l'asticella e quindi partire con obiettivi un po' più altisonanti, perché è vero che in queste ultime due stagioni la Pallacanestro Trieste ha fatto benissimo, però l'obiettivo era sempre quello di una tranquilla salvezza. Adesso ovviamente, visto che l'appetito viene mangiando, visto quanto è riuscita a fare la squadra nel girone di ritorno di questa stagione, naturalmente la piazza e forse anche la tifoseria si aspettano appunto di ricominciare l'anno nuovo pensando un po' più in grande. Bene, queste le parole del direttore Lagonigro. Mago, avendo conosciuto i giocatori, sapendo quello di cui ha disposizione Bordin, guardando anche le ultime partite, come pensi la metterà in campo? Chi può essere decisivo lì davanti? I cambi? Fantina dalla panchina? Cosa dici? Ma parlando prima, Gullotta diceva di questo Vianello che è capocannoniere là della Liventina. Per fortuna dietro noi siamo bene con Piscopo, poi c'è lo sloveno, sono due centrali bravi, alti. E davanti noi purtroppo abbiamo delle carenze e delle lacune, perché non c'è una punta vera. C'è Giordani che si adatta, è bravo di testa, però i piedi un po' meno quei piedi. E Bradaschia è l'unico, diciamo, giocatore di rango, il vero faro. L'ultima partita con il Monfalcone l'hanno sacrificato, non c'era, diciamo, la punta, l'acqua di Venezia, scusa, l'hanno sacrificato perché l'hanno messo a mezza punta, lui ritornava indietro. Cioè, noi abbiamo dei giocatori che potrebbero fare la differenza anche, però, ripeto, sta tutto nelle mani o nella bocca di Bordin, perché Bordin è uno che ha carattere anche come giocatore. Quando giocava era uno di quei tipo Gattuso, quella gente là, e in campo l'ho visto sbraitare, chiamare, gridare, quello che invece non faceva l'ultimo, quello dei Pulcini là, si sedeva in ginocchio, a me venivano i cranfi, lui stava... Vabbè, col massimo rispetto per gli allenatori dei Pulcini. Col massimo rispetto. Insomma, però, sì, insomma, ma Chialini Pulcini. Peruzzo, ha visto qualche partita quest'anno della Triestina nel nuovo formato? No? No. Andrei allo stadio? Penso di sì, se non vengo requisito dalla moglie, ma spero di sì. Gli impegni sono veramente tanti e tante volte si trascura la famiglia in modo... pazzesco. Vabbè, insomma, però c'è poi la soddisfazione di quello che si è costruito e soprattutto vedere i giovani che crescono, penso sia una soddisfazione più grande. No, dispiace di non essere stato, ma sai, la domenica io le dedico alla prima squadra, certo. Cioè alle mie, per cui io dovevo essere allenatore giovanile, quindi non ho, e poi effettivamente da quello che mi dicevano, a parte l'ultimo periodo, non è che fosse proprio un gran spettacolo. Certo. Roberto... Anzi. Urizio, sulla formazione di domenica e sulle mosse da mettere in campo, inutile dire che tutti spererebbero, no, nel Fantina che scende a 15 minuti dal termine, alla fine segna il gol dell'1-0 e via salvo. Mi dissocio un po', nel senso che spero che Fantina non entri, perché se entra Fantina vuol dire che non siamo messi bene, perché vuol dire che c'è bisogno di fare un gol, no? Quindi di recuperare magari un risultato, senza nulla togliere a Fantina ovviamente, perché il suo ruolo è quello, no? Quindi di fare sul 3-0. Ma... Ah, sul 3-0 posso entrare anch'io, non c'è problema. No. Occhio che discorso... Urizio un tiro della distanza. Esatto. No, il discorso è a giocare con noi. Sì, come esatto. No, ma a parte le battute, insomma, credo che la squadra sarà indicativamente quella che abbiamo visto con Bordin, probabilmente rientrerà Giordani, che per quanto non sia ovviamente un attaccante, uno stoccatore, però è l'unico che può dare un po' di peso come centravanti. Bradaschia è, come diceva il Mago, un faro, però non è un giocatore che punta molto la porta, no? Si dà molto da fare, è importante, è un giocatore sicuramente forse di maggiore livello all'interno della squadra, però gli manca il fatto di andare a puntare la porta e andare al tiro. Questo ovviamente è una carenza che ha la Triestina in generale, per cui si giocherà con il 4-3-3 indicativamente che ha sempre giocato Bordin, ripeto, senza cercare di fare scelte per lo 0-0, perché si rischia di trovarsi poi a giocare un'altra partita e diventa tutto un po' complicato. Giocare per provare a vincerla nei 90 minuti e
raggiungere la salvezza prima possibile. Bernardo, cosa ti aspetti da domenica? C'è la possibilità che ci siano in campo due moduli speculari, perché anche la Liventina ha giocato spesso con il 4-3-3, ha cominciato con un 3-4-3 un poco più audace, poi però l'allenatore ha cambiato in corsa e ha adottato soprattutto il 4-3-3, quindi un modulo a specchio che può dare dei vantaggi in termini offensivi a una Triestina che, come è già stato detto più volte, non ha segnato tanto in questo campionato, soprattutto da parte dei propri centravanti, che hanno, diciamo, anche l'attenuante di non essere stati sempre tutti e sempre tutti assieme, perché ricordiamo che la Triestina ha cominciato con anche altri attaccanti, c'era Zubin, c'erano altri giocatori, quindi insomma un po' di caos anche all'interno della rosa, fra gente che è arrivata dopo, gente che ha cominciato poi è andata via, eccetera eccetera. Però dall'altra parte c'è anche il rischio di scoprire un po' le fasce, soprattutto a giocatori come quelli della Liventina, che, come ha detto, a parte Vianello, c'hanno anche certi corridori come Dené, che è un giocatore del Burkina Faso che in forza proprio la Liventina non ha fatto tanti gol, dobbiamo essere onesti, ne ha fatti 4 durante il campionato, però è un giocatore di velocità che può essere quella spina nel fianco che dopo fa allungare la difesa avversaria proprio per andarlo a inseguire, e permette l'ingresso di altri giocatori in aria. C'è da dire che il centrocampo della Liventina è stato forse il reparto meno incisivo durante tutto il campionato, perché si predilige il gioco sugli esterni o il lancio direttamente a Vianello, che poi ci pensa lui a fare qualcosa. Certo. Allora, flash con Alessandro Scolli invece sulle giovanili della Pallanuoto, perché abbiamo detto, no? Già giovani di 15-16 anni in prima squadra, e poi c'è il movimento alle spalle che, insomma, ne procura di nuovi per il futuro. Sì, abbiamo tante squadre dall'under 20 fino all'under 11, siamo veramente abbiamo un settore giovanile molto numeroso e di buonissima levatura. Due risultati dell'ultimo fine settimana: l'under 20 ha vinto il titolo del Triveneto, ha vinto tutte le partite della stagione, del campionato, e adesso giocherà i quarti di finale del campionato nazionale a Est. Due partite, insomma due vittorie veramente nette per una squadra che ha 3-4 giocatori che giocano pure in prima squadra: Rocchi, Podgornik, lo stesso Mezzaroba, insomma Spadoni. Quindi in effetti è stato un campionato veramente semplice. Poi ci sono le orchette della Serie D femminile, quindi la squadra femminile della Pallanuoto Trieste, che hanno vinto l'ultima partita in casa contro il Preganziola, anche qui con un largo margine. Sono prime in classifica in Serie B e si giocheranno i playoff per la promozione in Serie 2. Una squadra composta tutte ragazzine under 17 che stanno facendo bene anche in Serie B e proveranno a conquistare la promozione in A2 femminile. Chiaramente dovranno giocare contro squadre più esperte, liguri e lombarde, che sono sicuramente avversarie toste, però insomma le nostre ragazzine, le orchette di Dare Quelle Uti, stanno facendo veramente molto bene. Allora, poi parliamo anche dell'ultimo impegno della Pallanuoto, mentre ci arrivano messaggi, credo, di aggiornamento su Brescia-Tortona. A quanto pare Brescia sta largheggiando, come in realtà forse ci aspettavamo, è addirittura già finita, magari Bernardo poi ci va a ragguagliare su internet. Ci rivediamo non tanto per la cronaca, perché sappiamo com'è finita gara 5 con Tortona, ma per l'ambiente, per l'atmosfera e soprattutto per i tifosi, il servizio di gara 5, perché l'abbiamo visto nei telegiornali, ma insomma merita rivedere soprattutto quei tifosi. Momenti, frazioni di secondo che riaprono o chiudono una partita. È il caso dell'ultima vera azione del campionato dell'Alma. Bella decisiva con Tortona, meno 4, 2 minuti e spiccioli da giocare. L'encomiabile difesa di Trieste porta l'Orsi al limite dei 24 secondi, ma all'ultimo istante utile Marx scocca il tiro, la sirena suona con il pallone che gira in aria e dopo il ciuff partono i titoli di coda. Inutile recriminare su una partita giocata esattamente al ritmo che Cavina voleva, poca corsa e tanto fisico, perché a Trieste è mancato quello scatto da finisseur, quel proverbiale colpo di reni capace di trasformare le diverse mini rimonte del match in un vero ribaltamento di inerzia della gara. Una contesa iniziata con entrambi gli americani in dubbio, quella però forse era inutile pretattica a mezzo stampa, e finita con 40 punti a segno tra Parks e Nelson. A fare la differenza è stata la prestazione di Garri, suoi 12 dei 22 punti di Tortona nel primo quarto, conditi da due bombe del
lungo, quel parziale di 22-15 che va in scena per parte con una Trieste tutta italiana con Gobbato nello starting five e che poi pian pianin, come direbbe Biasin, trova il fondamentale contributo di Jordan Parks. Poi un tira e molla di parziali, nel secondo quarto l'Orsi sfiora il più 10 e a rispondere sono Bossi e Pipitone. Nella ripresa toccano il più 11, ma i liberi di Nelson, la precisione di Canavesi e i canestri di Prandin sono la chiave di altri rientri. Pecile non riesce ad incidere, ma nonostante tutto, a 6 minuti dal termine arriva la chance più ghiotta. Sul 64-62 Trieste può pareggiare con un tap-in di Parks, ma il pallone viene sputato dal ferro e come una polpetta avvelenata risposta il match nelle mani di Tortona, che con Marks e la freddezza ai liberi conquista i quarti di finale con Brescia. Applauso di ringraziamento ai ragazzi visibilmente delusi durante l'abbraccio ai tifosi, quelli che in pullman si scaldano così. Per poi regalarsi in 150 sugli spalti di un palazzetto che diventa Cosa Nostra. Sono loro il cuore e l'anima della Trieste del basket, della città sportiva, una tifoseria peraltro al 50% femminile tra giocatrici, tifose, mamme e nonne. Quante altre realtà della Pallaspicchi possono fare altrettanto? Devo confessarvi che è stata una bella trasferta nonostante la sconfitta, perché l'entusiasmo della nostra tifoseria è veramente eccezionale. Poi parlavo con Raffaele, no? Un pullman al 50% in rosa, al 50% di tifose, si vede raramente, no? Ed è qualcosa di eccezionale nell'ambiente. Ma è stupendo. Già il palazzetto, vedere tante famiglie, è già qualcosa di unico. Vedere anche tante ragazze, tante mamme, tante nonne avvicinarsi alla pallacanestro, gioire, patire, anzi sono le più sfegatate, è qualcosa di ancora più bello. Ma forse è la vera vittoria della pallacanestro Trieste, perché ricordiamo i 150-200 tifosi fino in Piemonte, ma poi anche diversi locali del centro presi d'assalto per vedere la partita in diretta streaming. Quindi questo è il vero successo, l'aver riportato il calore nella pallacanestro, il calore femminile, il calore dei bambini, il calore di tutti. Questo è fantastico. Brescia-Tortona 108-76 finita. Finale, quindi massacro a Brescia. Quindi ritiro, Marx può restare dove sta. Scherzavo. Sono 22 parziali, 29-20. Quindi 2-0, giusto? No, 1, mi sembra che è la prima partita. Okay. Sono 22 parziali di quarti. Vai. 29-20 il primo, 22-23 il secondo, poi 32-11 il terzo quarto, che è stato probabilmente quello dell'allungo, poi 25-22 l'ultimo. Chissà quanti punti ha segnato il buon Mosso. E probabilmente il terzo quarto sarà griffato Mosso, lo metto per iscritto. Insomma, c'è da dire che avevo detto in tempi sospetti, almeno io e altre persone nella mente, che Brescia fosse la squadra votata alla promozione. Sì, no? Sì, decisamente, perché è strutturata. Adesso veramente, a proposito di salto di qualità, tu porti un David Moss ancora integro e hai veramente un fuoriclasse vero, vero proprio, che sa fare tante cose in una partita. Roberto Rizzio, vedendo quella tifoseria, tu di tifoserie calcistiche non ti intendi, insomma, è comunque un'emozione, no? Perché è una squadra, è un ambiente, no? Noi dicevamo spesso il discorso della città sportiva, ma vuol dire proprio questo, no? Vuol dire l'entusiasmo che c'è nei vari sport di squadra e che Trieste trasferisce in maniera veramente importante, perché insomma, diciamolo chiaramente, in quel palazzettino di Casale Monferrato si sentiva più Trieste che Tortona. Beh, ma è inevitabile che riportare i tifosi o portarli in maniera più massiccia, insomma la pallacanestro ha sempre avuto una buona base, è qualcosa di fondamentale. L'anno scorso vedere le partite proprio con Brescia, con il palazzetto pieno, al di là poi di come è finita, insomma una sconfitta che ci stava anche quella dell'anno scorso, ma è stato veramente emozionante. Ma parlando del calcio, andare a vedere le ultime partite della Triestina con 3.500-4.000 tifosi rispetto ai 200 che c'erano finché c'era Pontrelli, è evidente che c'è proprio un altro piacere a seguire la partita, e questo credo sia inevitabile. Lo sport è fatto per,
per essere goduto dal vivo e per avere una cornice come si deve, perché altrimenti sai, guardare per televisione va bene, ma l'atmosfera che si crea in uno stadio, in un palasport, in una piscina, indifferentemente dove, la crea poi la presenza di pubblico, e averlo o non averlo fa tutta la differenza del mondo. Allora, abbiamo fatto vedere quello, diciamo così, che vorremmo sempre vedere nel mondo del basket. Quello che invece non vorremmo vedere, e qui chiedo a Andrea Garbin, regia, che tra l'altro è anche autore delle immagini delle partite della Pallacanestro Trieste, di scorrere velocemente le immagini di gara 4 per far vedere, insomma, gli episodi che hanno contrassegnato anche questa serie, a partire da quella gomitata di Aniglia Parks, che però secondo me non è la peggiore delle scelte arbitrali che sono state fatte. Eccola qui, rivediamola in video, che poi c'è anche il frame, diciamo, proprio del contatto. Andiamo senza audio, no? Così vediamo solo l'immagine. Con Pradin che porta su palla a velocità normale, si nota questa gomitata, probabilmente l'arbitro potrà già vederla. Rallentatore si nota ancora meglio, diciamo, il gesto da cecchino che poi rientra dietro il difensore. Con il frame, quindi con l'immagine, diciamo, fotografica del gomito a 90 gradi, la cosa diventa, insomma, proprio evidente. Fermiamoci un attimo qui. Baldini, l'arbitro doveva fare qualcosa di più? Cosa ha sbagliato? Ma certamente sì, vabbè, gli arbitraggi di questa serie sono inverecondi, onestamente. Purtroppo rientranti nell'ottica dell'arbitraggio scarso, proprio scarso, quindi incapaci proprio nel loro mestiere. In questo caso tre persone che non vedano quel tipo di intervento, quella porcheria, perché rientra nel termine porcheria, è veramente impossibile. Posso capire ancora il calcio ricevuto da Coronica, da Marx, che era, diciamo, fuori, sì, dal contesto di gioco. In questo caso è proprio impossibile, non si vuole vedere quell'intervento, un intervento dato per chi gioca a pallacanestro, sa che quello è un intervento ad hoc, come si suol dire. Anche perché, diciamolo, Iannini si disinteressa del, esattamente, questo dico, esce, cioè, fuori da quel blocco, va dalla comunità e poi fa addirittura un saltino e sì, è una spedizione punitiva che, per l'amor del cielo, io dico sempre, non facciamo i verginelli, capitano decine in una partita di basket, magari sotto canestro, però. Magari sotto canestro, magari probabilmente Dino Meneghin potrebbe scrivere un libro su questo perché, però sinceramente questo è impossibile non vedere. Anche qui però l'uomo Jordan Parks si avvicina e non è che manda a quel paese l'avversario, gli dice tua mamma eccetera eccetera, ma gli dice ma perché ce l'hai con me? No, anche qui viene fuori il personaggio. E a mio modo di vedere la risposta c'è, è una sottile linea di frustrazione, perché Iannilli stava patendo Parks dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico non c'è proprio partita, nel senso che quindi Iannilli... sei tra i buonisti, non è una cosa preordinata. Non lo so, non rispondere, no comment, andiamo avanti, perché dal mio punto di vista c'è di peggio, nel senso che poi arriva il playmaker Spissu e su una base di una decisione arbitrale che non gli va a genio spara un pallone diciamo a 5 cm dalla faccia del refertista, di una refertista e di un commissario di campo. Ora, siccome invece, mentre ci arriveremo tra qualche istante, questo contatto, questo gesto, insomma, scorretto, è stato invece ravvisato, ho parlato poi con altri arbitri di alto livello, i quali mi hanno confessato che quella era espulsione più due giornate, probabilmente. Adesso ci arriviamo anche su, dobbiamo andare avanti, Andrea, nel servizio, e arriva a un certo punto questa pallonata, eccola qua. La vediamo adesso, prima velocità normale, poi rallentata e anche con diciamo restringendo il campo. Eccola qui, boom, pallone che arriva quasi in faccia al commissario di campo e alla refertista a un metro e mezzo di distanza, adesso la rivedremo anche, con una potenza tale che una persona inerme seduta, insomma, poteva rimetterci, credo, non solo il naso ma anche qualcosa. È veramente stato un gesto, ecco, anche là, inconcepibile non punirlo, ma del resto anche in gara 3, il famoso fallo antisportivo di Pecile, Pozzana, il designatore degli arbitri, ha cazziato la terna arbitrale lasciando i box uno dei tre. Certo. Proprio quello che ha fischiato l'antisportivo. Purtroppo non so cosa dire, nel senso, non è che hanno deciso la serie, probabilmente meritava Tortona di passare tutta la vita, però sinceramente è proprio una serie con arbitraggi scarsi, punto. Ecco, poi
in commissione di campo i refertisti sono andati anche a lamentarsi con gli arbitri, perché hanno detto: ma come, non facciamo parte anche noi della stessa squadra, tra virgolette, da difendere, posto che potrebbe essere un tifoso. Ma sono ricordo male, aveva perso palla lì, cioè era tipo stato un fallo. Stava pareggiando in palleggio, gli aveva provato un giro dietro la schiena, con un po' di palla. Sfortuna quella persona va in ospedale. Esatto. Sì, ma infatti, cioè, hanno avuto fortuna le due persone che stavano al tavolo, che la palla gli è passata veramente in mezzo. Roberto. Io sì, gara 4 è stata l'unica che ho visto della serie. Effettivamente, allora, non credo che, come diceva Raffaele, non credo che la serie sia stata decisa dagli arbitraggi, però in gara 4, che pure Trieste ha vinto largamente, ho visto un arbitraggio veramente scadente. Subito primo quarto c'è stato un tecnico da una parte e un tecnico dall'altra, proprio due cose che non c'entravano niente con col clima della partita e che servono solo a esacerbare gli animi che già erano abbastanza caldi di loro, per cui credo si sia trattato, almeno per gara 4, proprio di incapacità. Giustamente diceva Baldini che di questo parliamo. Poi sui singoli episodi, certo, quella di Iannilli è una porcata, insomma, evidentemente. Per fortuna poi non ha inciso particolarmente, perché però, insomma, Barça ha potuto giocare, ha giocato anche bene, esatto, gara 5, quindi diciamo per fortuna, perché sarebbe stato un peccato. Ricordiamo che il ragazzo sentiva delle scosse interne, perché sì, è stato colpito un nervo, ripeto, che c'è state per, radiografie, per fortuna non è successo faceva niente, fatica a respirare, insomma. Ha potuto giocare, ha giocato bene, gara 5 non è stata decisa da questo, perché sarebbe stato un peccato. Però sì, insomma, non sono belle cose, però ripeto, il livello arbitrale l'ho visto scadente, ed è un peccato, perché insomma sono partite importanti, sono partite anche che si scaldano facilmente. Avere un arbitro che sa tenere una partita importante ti cambia decisamente il corso proprio della gara. Bernardo, allora appuntamento di domenica, ultimi 3 minuti, ore 16, Stadio Rocco, play out, partita secca, decisiva. Partita secca, decisiva contro la Liventina. Io consiglio, invito la gente a portare tutti una maglia rossa, una maglietta rossa, insomma, per colorare lo Stadio Rocco, in modo tale che siano in tanti a sostenere la squadra, a fare in modo che anche la Liventina, squadra che non è abituata ad un tifo numerico molto importante, possa in qualche modo psicologicamente risentire anche dei tanti fischi sportivi, chiaramente al loro indirizzo, invece di tanti applausi di incoraggiamento nei confronti della Triestina. Può essere un'arma in più. Certo. Mago, pronto con la maglia rossa? Se mi è obbligatorio. Che entusiasmo. E vabbè, insomma, Cooperuzzo, invece volevo fare giusto un flash per l'attività giovanile, per i vostri ragazzi, se qualcuno vuole rivolgersi a San Luigi per, diciamo, iniziare, come si fa? Ci si presenta in campo. Noi abbiamo la scuola calcio, cioè i piccoli amici, piccoli però, che fanno allenamento il lunedì e il mercoledì. E poi ogni giorno, noi siamo là tutti i giorni, la segreteria funziona tutti i pomeriggi, siamo sempre aperti. Beh, Alessandro, flash finale, pallanuoto, ultima partita del campionato, basta un punto. Ultimissima partita del campionato, giochiamo al Foritorico di Roma contro Lazio, basta un punto per conquistare questo ottavo posto, che è l'obiettivo che si è posta la società dopo aver raggiunto la salvezza con largo anticipo. La Lazio in zona play-out, non possono più schiodarsi dalla zona play-out, quindi prepareranno appunto questa partita che per loro sarà decisiva. Andiamo fuori appunto cercando appunto di portare a casa quest'ultimissimo obiettivo stagionale, che poi sarebbe veramente molto bello da una promossina, uno arrivare addirittura ottavi, insomma, quindi sarebbe un'ulteriore soddisfazione. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Martina, grazie a Bernardo, appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 21 con il verdetto per quanto riguarda la Triestina. Ciao.